Allora, dicevo, questa sera abbiamo deciso di iniziare un po' prima la live perché tratteremo diversi argomenti, come avete visto dal titolo. Innanzitutto tratteremo un argomento proprio recente di ieri, questa notizia, dove sono state uccise 3 prostitute a Roma, a quanto pare dalla stessa persona, se è così si tratta di un serial killer. Quindi abbiamo di nuovo un serial killer in Italia. Scusate, un attimo che ancora prima di preparare tutto. Adesso a breve partiamo. Musica di sottofondo a posto? Mi fate sapere? È troppo alta? Devo abbassare? Abbassare? Facciamo il ma credo di no, eh. Credo che sia a posto. Allora, come stavamo dicendo, come anche dal titolo, pare sì che a Roma ci sia, pare, un serial killer. Perché per il momento tutti tacciono, perché ovviamente stanno facendo i controlli delle telecamere, la scientifica, quindi per il momento non hanno divulgato tante notizie. Scusate. Ok. No, devo girare più di qua. Ho sbagliato. Scusate ragazzi, oggi problemi tecnici a non finire. Anche perché abbiamo anticipato un po'. Ricordatevi che lui fa il cuoco, eh. Quindi sì, devo sempre correre. Sempre di corsa. Allora, cosa stavamo dicendo? Allora, niente. Allora, la notizia che abbiamo appreso tutti oggi, questa mattina. Ovvio, non ancora si capisce bene niente, perché... Ok, adesso è dritta. Non ancora si capisce bene niente, perché la notizia è freschissima. Pare che siano state uccise 3 donne che ovviamente svolgevano il lavoro di prostituta, che per quanto mi riguarda non c'è niente di male, assolutamente. No, è un lavoro come un altro, anzi è il lavoro più vecchio del mondo, potremmo dire. È vero. Quindi sono state trovate morte 2 ragazze cinesi, di cui non si conosce l'identità, per il semplice motivo che la polizia accorsa sul posto, dopo essere stata avvisata, non ha trovato documenti sostanzialmente, quindi clandestine, credo. È ancora da accertare comunque. Immagino persone clandestine, sì. E questo è successo in via Augusto Riboti. E invece l'altra persona che adesso vi mostro, questa signora qui, Marta Torres, ha un nome più lungo, raga, ve la dico semplicemente così, è una signora di origini colombiane, di 65 anni. 65 anni. Tra l'altro, se è la foto recente, portati bene, devo dire. Infatti. E anche lei è stata uccisa e si presume, dato che non... cioè, sono state trovate tutte e 3 in una pozza di sangue esagerata. Sì. Si presume che siano state uccise tutte quante a coltellate. Ora, perché si parla di serial killer? Una cosa che in Italia non succede mai e che a me sta proprio sul cazzo, perché non capisco che problema ci sia a dire la parola serial killer. In Italia è un tabù, non si usa e andiamo avanti così, insomma. Comunque viene usata questa parola proprio per il fatto che a distanza di un'ora, degli omicidi, soprattutto sono molto ravvicinati nel raggio di 800 metri, si parla. Sì. Quindi comunque parliamo di via Durazzo, sì, dove è stata ritrovata la signora colombiana, ovvero Marta. Si parla di serial killer proprio perché le ore, il tempo è proprio troppo ravvicinato, ma soprattutto la zona è molto molto vicina, dove sono stati trovati a Roma. Chi è di Roma magari ce lo potrà confermare, se c'è qualcuno collegato, sì, di Roma. La zona Prati, dove ci sono praticamente le emittenti sia della 7 che, sì, della Rai. Ecco, quindi... infatti stamattina quando io almeno stavo sentendo, anche lei ovviamente da vedere i video, le notizie, si dice proprio che dovrebbero risalire abbastanza velocemente, insomma, a questa persona, perché quella zona, raga, è piena di telecamere. Cioè, quindi... Però cosa sappiamo su di lui? Quello che ha ipotizzato la procura semplicemente è che dovrebbe essere un cliente abituale, sì, perché le donne, nel caso delle 2 donne di origine cinesi, sono state trovate nel loro appartamento, una proprio uccisa nell'appartamento, l'altra invece sul pianerottolo all'uscita della porta,
Si presume che quella donna stesse cercando di scappare perché... Tra l'altro era nuda, quindi... Sì, era nuda, quindi è stato abbastanza scontato, perciò abbiamo parlato di prostitute, non per... non a caso, insomma. Una è stata trovata sul pianerottolo, ovviamente tutti e due in una pozza di sangue allucinante. Pare che i vicini, come siano usciti, abbiano visto la scena, immagino quei poveretti scioccati, e il portinaio del palazzo abbia chiamato poi di fatto che è quello che ha scoperto effettivamente, sì, il primo corpo. Che tra l'altro in quel momento c'erano altre persone nella palazzina, c'erano anche dei traslocatori, sì, però pare che non abbiano sentito niente, perché fra ascensore e scale loro ipotizzano che sia avvenuto nel momento, cioè nessuno ha sentito urlare, comunque sono state uccise a coltellate, precisiamo. Sì, l'ho detto. E quindi si presume il coltello, dato che non ci sono, sì, tracce di armi da fuoco. Un'arma da taglio hanno specificato. Sì, si presume quindi che sia proprio il coltello. E invece per quanto riguarda la signora Torres, che è l'unica di cui si sa l'identità, come abbiamo già detto, e anche lei è stata uccisa con una singola coltellata in pieno petto, quindi proprio stroncata, un colpo mortale, come si può dire, no? Molti direbbero a bruciapelo, a sangue freddo, insomma. Lei invece è stata ritrovata da, non si capisce bene perché io ho letto la notizia, lei un'altra, pare da un'amica, io invece ho letto che fosse stata ritrovata, pare dalla sorella. Ora, raga, dobbiamo aspettare che la procura ci dia più informazioni, rilasci più informazioni pubblicamente. Fatto sta che sono felice, tra virgolette, che per la prima volta dicano, utilizzino proprio il serial killer come parola. Infatti già è stato soprannominato questo pazzo, perché non mi viene un'altra... Non mi viene un altro aggettivo con cui dire... Questo soggetto. Cioè, insomma, fai tre morti, se sei stato tu la stessa persona, fai tre morti nel giro di 2 ore. Aveva una rabbia talmente forte che ha dovuto sfogare. Vabbè, tutto da vedere, ovviamente. Allora, di certo non è un raptus, non uccidi tre persone e cucipe un raptus. Se sarà un serial killer, non è detto neanche che sia così semplice da catturare. Perché ovviamente tutti sappiamo che non sono mai stupidi, mai quasi stupidi, infatti... Come ben sappiamo, ci sono stati serial killer che sono stati presi veramente anni e anni dopo. Vabbè, comunque dice che stanno vedendo le telecamere proprio di fronte alla palazzina per vedere tutte le persone che entravano e uscivano dal palazzo, quindi comunque... Sì, assolutamente. Infatti adesso c'è l'assoluto riservo su tutto, proprio perché non sanno... Noi vi stiamo a dare notizie proprio freschissime, cioè proprio... Comunque pare che la scientifica sia stata 8 ore in quella casa, quindi... Sì, raga, ci sono immagini per via del sangue, non vi posso far vedere, perché sì, raga, Twitch è pieno anche di bambini ed è giusto che vengano tutelati, insomma. Non possiamo postare immagini di violenza, soprattutto, anche perché Twitch si offende, mi banna e arrivederci canale. E comunque ovviamente vi terremo informati su qualsiasi novità. Sì, assolutamente, anche con altre live nel caso. Certo, anche all'ultimo momento, magari. Voi seguiteci sempre sui social, che almeno lì scriviamo eventualmente altre live dell'ultimo minuto, altre live, come si dice? Sì, last minute. In tempo reale. Sì. Ah, vi volevo informare, dato che nell'ultimo video avevamo detto di creare questo nuovo format. Abbiamo pensato di creare questo format, adesso è più realtà che non solo sogno, nel senso, l'avevamo solo pensato, adesso abbiamo la consapevolezza di volerlo fare, che chiameremo format, lo chiameremo Black Today o Today Black. Ora vediamo, quale sarà meglio. Magari se avete un'idea ce lo scrivete, assolutamente, che noi siamo sempre propensi a sentire anche il vostro parere. E dove ovviamente vi riportiamo le notizie di cronaca nera italiana in live, quelle ovviamente proprio le nuove, qualsiasi cosa succede cerchiamo di riportarle più velocemente possibile. Ovviamente, come vi dico sempre, io lavoro, un figlio e un bordello per me, quindi cerco di fare il massimo per voi. E bene, detto questo qui, aspettiamo degli aggiornamenti, le novità, e nel caso riporteremo una live sempre sul nostro serial killer nostrano. Sì. Però attualmente possiamo passare al prossimo argomento, che è quello veramente succoso di questa sera. No, io volevo dire solo una cosa. Sì, prego. Siccome per le persone che già comunque iniziano a seguirci un po', per i prossimi casi noi abbiamo messo un sondaggio su YouTube.
dove abbiamo chiesto fra due serial killer, un uomo e una donna. Io personalmente Sì, preferisco per la par condicio, la donna. Per la par altrimenti condicio. si potrebbero offendere le donne che non Perché io mettiamo. farei solo storie sulle serial killer donne, e lui ovviamente sugli uomini. Quindi abbiamo chiesto, se siete interessati, andate a votare e diteci quale volete che sia il prossimo caso, o comunque uno dei Allora, prossimi ragazzi, vi casi. spiego subito. Andate sulla pagina YouTube, sul canale, la finestra del True Crime. Andate nella sezione community, ma se siete iscritti vi esce in automatico il sondaggio e potete votare tra il Green River Killer, che è quello che vorrei portare io, oppure l'assassina di uomini, che adesso mi sfugge il nome, ragazzi. Comunque era una donna che odiava particolarmente gli uomini e li uccideva. Quindi ve lo potete andare a scegliere se così sappiamo più o meno su cosa orientarci. Al momento sta vincendo la serial Certo. killer dell'assassina di uomini. Ecco, le donne hanno il E potere. quindi se vi va andate a votare così sappiamo cosa portare in futuro. È una cosa che cominceremo a fare spesso, almeno per avere le idee chiare su quello che vi piace di più, insomma. Sì. Comunque possiamo passare al vero argomento di oggi. Infatti leviamo l'immagine di Martha Torrens. Allora, come avete letto, parliamo del macellaio di Plainfield. Sì. Allora, Che io tra l'altro, come scusa un attimo, avete letto? Dimmi, dimmi. io tra l'altro avevo sbagliato l'altra volta e avevo nominato lui quando ho detto che stavamo parlando del io che credo nella riabilitazione e lei no. Non era Ed Gein quello che portavamo oggi, ma era quel signore là. Raga, io con i nomi sono una frana. Comunque, quello che veniva citato nella serie di Dahmer. Ah, ma il pagliaccio. Sì, non mi torna neanche a me. Vabbè, che ha ucciso Comunque, 35 ha ucciso persone. 35 persone, ovviamente hanno dato la pena di morte, le ultime parole sono state, ma quando lo tratteremo ne parleremo. Io sono vecchia, quindi c'ho la scusante che non mi ricordo i nomi. Oggi invece parliamo di Ed Gein. Allora, dicevo, il Salute nel macellaio. frattempo. Cin cin. Il macellaio di Plainfield, sicuramente tanti di voi, soprattutto se siete giovani, potrebbero non conoscerlo. Però quando vi farò vedere a cosa lui è collegato e cosa è ispirato, sicuramente avete un'idea di chi stiamo parlando. Allora, intanto il macellaio di Plainfield, perché accade tutto in una cittadina che si chiama Plainfield, nel Connecticut. Allora, Plainfield praticamente è una piccolissima cittadina di 700 anime. Non a caso viene chiamato il buco morto dello Stato. Quindi immaginatevi che bello, voi giovani, insomma, vi sareste tagliati le vene in quei posti. Io invece ci sarei stata da Dio perché a me piace la pace e la tranquillità. E Ecco, ti saresti beccata pure mi Ed Gein. sarei beccata pure Ed Gein. Ma io, no, è vero, adesso sono nell'età che piace a lui. Vabbè, ci dovevo andare da più quando ero più giovane. Vabbè, no, non ci vado più, ho cambiato idea. Comunque dicevo, è una cittadina piccolissima chiamata come ho detto, il buco morto del mondo. C'è proprio un paesino piccolissimo dove non c'era nessuno. Tra l'altro dicevo, voi... Dove Ecco, non succedeva mai niente, la solita storia. dove non succedeva mai niente. Tra l'altro noi finora abbiamo trattato casi, diciamo, abbastanza recenti. Comunque, a parte Gianfranco Stefanin, ma gli altri tutti dopo il 2000. In questo caso siamo addirittura nel 57. Quindi proprio gli anni dopo la guerra. E infatti gli anni d'oro americani, gli anni 50, vengono nominati sempre come gli anni della gioia, gli anni del benessere, gli anni del boom economico. Parliamo comunque dopo la guerra. Quindi c'era una ripresa, quindi le persone guardavano al futuro in modo positivo. Certo, Dove... ma pure Ed Gein guardava al futuro in modo positivo, mica. Certo. Quindi si guardava al futuro in modo positivo. L'unica cosa che era ancora tabù, perché ricordiamoci che siamo negli anni 50, era il sesso, che era l'unica cosa che non poteva essere nominata e non poteva essere detta. Infatti, anche se vedete i film di quegli anni, anche se parliamo di coppie sposate, non venivano mai fatte vedere dormire nello stesso letto. Cioè, quindi il sesso era ancora proprio una cosa tabù. Poi ripeto, era il periodo del benessere, era il periodo in cui le persone si fidavano l'uno dell'altro, dove si lasciavano ancora le chiavi alla porta, quindi si era tranquilli, non c'era ancora tutta questa violenza che arrivò con Ed Gein, che
che sconvolse letteralmente gli anni 50. L'America in generale. Allora, il materiale... più che altro tutto il mondo, scusate, anche perché è diventato un caso mediatico talmente tanto grande. Vabbè, anche se allora forse le notizie non divulgavano proprio come adesso. Perché... Sì, ma sicuramente era arrivato un po' dappertutto. Sì, allora, TG, giornali c'erano, ovviamente la TV non esiste, no, esisteva già, no, c'erano i cinema. Non so, nel 57 c'era la TV. Ragazzi, se lo sapete, nel 57 io non c'ero. C'erano già le TV? Nel 71 quando sono nata io ci stavo. Se lo sapete, ovviamente, non è che lo dovete inventare. Se ci fate la cortesia, se lo sapete, scrivetelo in chat e noi continuiamo. Comunque, vi spiego nel dettaglio chi era Ed Gein. Perché praticamente, quando fu arrestato Ed Gein, negli anni successivi alla sua cattura, divenne un personaggio famosissimo. Che infatti tanti fumetti horror si ispirarono proprio a lui e agli omicidi successi a Plainfield. Ma non solo, anche tanti scrittori e registi crearono film che sono passati veramente alla storia. E dopo ve ne parleremo meglio, certo, ovviamente. Ispirati al suo personaggio. Scusate. Giusto per citarvene alcuni. Chi di voi non si ricorda Buffalo Bill del Silenzio degli Innocenti? Dove c'era Hannibal Lecter. Chi è che non conosce Hannibal Lecter? Quindi il personaggio di Buffalo Bill era ispirato proprio a lui. E poi vedrete il perché. Oppure Faccia di cuoio, di Non aprite quella porta. Il che io personalmente non ho mai voluto vedere. Leatherface. Comunque, sì, infatti in inglese. Faccia di cuoio. Oppure il più famoso, il film in assoluto, che è uno dei miei preferiti, Psycho di Alfred Hitchcock. Con, come cavolo si chiamava il personaggio? Di Norman Bates. Che aveva quell'hotel dove uccideva le donne che facevano la doccia. Ricordate la musica? Si apriva la tenda e quello zan 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 zan. Cioè è passata la storia solo quella scena della doccia praticamente. Stiamo parlando di questo film, ragazzi. Infatti. Allora, no, perché l'abbiamo nominato, ve lo faccio vedere. Questo è il film che di cui parliamo. Ah, questo è Psycho, vabbè, fai vedere pure gli altri, mo ci trovi. Sì, ma dopo ne volevo parlare anche dei film, okay, perciò. Okay. Allora, quindi andiamo avanti. Allora, normalmente noi partiamo, diciamo che partiamo dall'inizio, spiegando il personaggio. Questa volta partiamo dalla fine, perché vi spieghiamo da quando è stato arrestato Ed Gein per poi spiegarvi il perché. Allora, tutto comincia il 19 novembre del 1957. Arrivo subito. Sì, e siamo a Plainfield, come abbiamo detto, nel Connecticut. Nonostante sia novembre, cioè lì la neve era scesa veramente già copiosa e le strade erano impercorribili per troppa la neve che ci stava. E lì quel giorno si era aperta la caccia al cervo. Allora, voi considerate che parliamo degli anni 50 e di posti, diciamo, di montagna dove la caccia al cervo non era fatta a scopo di divertimento, ma era fatto proprio a scopo di necessità per la sopravvivenza, perché loro facevano le scorte per l'inverno. Quindi si era aperta la caccia al cervo, quindi immaginate che gli uomini stavano praticamente... Quel giorno il tempo aveva congesto una piccola tregua e quindi gli uomini avevano approfittato ancora di più per andare a caccia. E le persone che magari non andavano a caccia avevano approfittato magari a rifare qualche rifornimento. Perché ricordiamo che siamo nel 57, paesino piccolissimo, dove c'era un negozietto da alimentare, dove c'era malapena un bar, dove c'era malapena una ferramenta. E infatti parliamo proprio della ferramenta. Perché quella mattina la ferramenta sarebbe dovuta essere aperta, gestita dalla signora Bernays, che si chiama come la mia migliore amica Berenice. Berenice, te l'avevo detto che ti nominavo stasera. Me la facciamo vedere, Bernays. Bernays Warden, di 58 anni. Allora ragazzi, questa è una foto un po' così. Perché all'epoca, ragazzi, stiamo a parlare del 57. Questo ovviamente, quanti anni c'aveva qua? Era 58. Abbastanza... 58. Adesso invece vi faccio vedere la foto quando era più giovane, così è più gradevole, più che senz'altro. Ok, questa è lei da giovane. Lasceremo questa perché quell'altra non si vede niente. Infatti. Comunque quel giorno doveva essere aperta la ferramenta come tutti gli altri giorni. Invece di Bernays non c'era traccia. Cosa era successo? Quella mattina Ed Gein era andato a comprare una latta di olio. E infatti lui è l'ultimo cliente del negozio. A un certo punto prenderà un fucile che trova nel negozio e le spara la nuca. Vedete quanto è bella l'America, ragazzi? Trovano i fucili e... No, ma probabilmente li vendeva, era una ferramenta, parliamo del 57, quindi probabilmente... No, ma aspetta, però devi specificare che in America, anche sì, attualmente... le armi si trovano... Le armi, se voi andate nel... Starbucks, no, quello dei caffè,
c'è un Walmart, ecco, adesso mi è tornato. In ogni supermercato, che da noi potrebbe essere il Carrefour, sì, in America, raga, vendono le armi, che non è come qua, eh. Cioè, ogni supermercato ha negozi di armi, quindi li potete trovare ovunque. Figuriamoci nel 57, dopo guerra, le armi erano proprio ovunque. Se già c'erano prima, figurati, se ci stanno mo' a quantità industriale. Infatti. Comunque, fatto sta che prende sto fucile, le spara la nuca, la carica sul furgone e se la riporta a casa. Quando arriva la sera, che ovviamente gli uomini tornano dalla battuta di caccia, che tra l'altro il figlio di Bernays era un poliziotto, che era andato anche lui a caccia. Cioè, ma voglio dire, Ed, volevi uccidere una, ma hai ucciso la mamma di un poliziotto, pure tu. Cioè, sei proprio minchione. Anche se... No, la sei scelta dal mazzo, come si dice. Anche se vedemo che effettivamente, come quotiente intellettivo, non era proprio una prima Ed Gein. Era abbastanza, avete presente quei era sembliciotto, ecco, era proprio sembliciotto. Quelle persone che vestono proprio nel modo più normale possibile, stanno da sole, parlano il meno possibile. No, ma lui faceva pure le battute, diceva solo che nessuno lo prendeva sul serio, proprio perché lo consideravano un po' lo scemo del villaggio. Vabbè, ma più che altro faceva le battute, raga, che capiva solo lui. Infatti, tutto quello. Battute pure macabre, quindi... Ma comunque ritorna il figlio di Bernays. Ovviamente troverà un lago di sangue nel negozio, la mamma sparita. Ovviamente da buon poliziotto inizia a indagare, a vedere che cavolo poteva essere successo. E quando ovviamente chiamerà i colleghi gli diranno: ma c'hai qualche sospetto? Cioè, alla fine una signora poverina di 58 anni, cioè chi poteva volerle così male, insomma. E a lui l'ultimo, l'unico nome che viene in mente è proprio quello di Ed Gein. Non ci vedo bene. Proprio l'unico nome che gli viene in mente è Ed Gein, anche perché era l'unico che tutti dicevano che era una brava persona, però era considerato un po' strano. Salutava sempre. Salutava lo diciamo a ogni live, oramai lo dobbiamo ribadire. Salutava sempre, una bravissima persona. No, ma è vero. No, ma anche perché è vero. Voi considerate che lui, vi dico solo una cosa, una chicca, di quando avrà il processo. Lui quando entra in aula si inchina davanti a tutti. Era proprio gentile. No, comunque in ogni caso era una persona educata. Sì, quello sì, era molto educato, gran lavoratore, dicevano tutti che era un gran lavoratore. Che come vi spiegheremo dopo, che era matto come un cavallo pazzo. Ma non per colpa sua. No, poi ora vi spieghiamo. Ricordiamo sempre come negli altri casi, che è sempre colpa dei genitori, il 99,999%. Ok, comunque... Praticamente il figlio, l'unico nome che fa è quello di Ed Gein, perché l'unica persona, 700 persone si conoscevano tutti a quel paese, l'unico che poteva sembrare strano era lui. Absolutely. Oh, e tra l'altro, adesso non sappiamo come funzionava nel 57, ovviamente non c'erano gli scontrini come adesso, probabilmente c'era qualche registro dove venivano annotati. Ma in ogni caso la contabilità, pure per l'inventario, allora si pagavano pure allora. No, nel senso, pure per inventario magari uno doveva segnare quello che veniva... Ragazzi, stiamo parlando del 57, cioè, come lei andava a caccia per mangiare, mica per... Infatti, non per divertimento. Cioè, fatto sta che l'ultimo cliente risulta Ed Gein. Cioè, quindi, stupido, fa uccidere la mamma di un poliziotto. Cioè, fa pure come, fa prima la spesa, si fa pure segnare il nome prima di ucciderla, cioè, proprio una cima di rapido. È come lasciare il vostro biglietto da visita per un omicidio. E quindi, ovviamente, partono le pattuglie della polizia, a luci spente, a sirene spente, si dirigono 2-3 ore dopo, praticamente, verso la fattoria. La fattoria dei Gein stava in un posto sperduto fuori da Plainfield. E ve la facciamo vedere. E tra l'altro, infatti la puoi far vedere. Tra l'altro, quando loro arrivano, oltre al fatto che lì non c'era la corrente elettrica, quindi già era un posto spettrale di suo. Allora, guardate che bel posto andare a abitare. No, ma immaginatevelo di notte, che questi arrivano a sirene spente, a luci spente, perché ovviamente non si può. Raga, io non voglio fare ironia, ma io sono un appassionato di film horror e tutte queste cose, no? Cioè, sta casa mi ispira a voi, cioè, io non ci andrei manco se uno mi paga. A parte che un po' tutte le case americane di una volta erano proprio i posti ideali per i film horror. Sì, ma uno se... meglio dell'altro. Cioè, uno deve analizzare la scena, cioè ci sono alberi e una casa. Non c'è più niente. Sì. Ma non c'era nemmeno la corrente elettrica e nemmeno l'acqua corrente, tra l'altro. Quindi stava proprio immerso nel nulla e proprio non si sa come. Mamma mia, quanto è buona la birra dopo lavoro. Vabbè, comunque, circa 3 ore dopo, questi arrivano. Sono 2 pattuglie, sono circa una ventina di poliziotti che si divideranno in 2 squadre. Praticamente una squadra si dirige verso la casa
e l'altra squadra con lo sceriffo e il suo, diciamo, il più giovane poliziotto assunto, si dirigono verso un capanno che era una legnaia. Cosiddetto novellino. Il novellino, bravo, non mi veniva il termine. Si dirigono verso questo capanno che era, diciamo, adibito a legnaia. Immaginatevi sempre la scena che è tutto buio e notte e loro camminano al buio. Praticamente riescono ad aprire questa porta, cioè sfondano praticamente. No, si sfonda pure... È tuo figlio che gioca comunque. aprono questa porta, sfondano la porta di questa legnaia e il novellino praticamente con la spalla urta verso qualcosa. Praticamente accendono le torce e illuminano quello che c'era là. E con le descrizioni limitate. Sì, sì. Allora, praticamente... Scusate ragazzi, è per Twitch sempre. Abbiamo... Allora, sì, diciamo subito una cosa. Se voi volete, sì. Se volete, voi andate su Google... Aspetta, cite... soprattutto se non siete deboli di stomaco. La prima cosa, se avete il vomito facile, non ci andate. Non andate a vedere le immagini, però... Se volete su internet potete trovare tutto dell'epoca, proprio delle foto originali. Di cosa poi ve lo spieghiamo. Non possiamo tanto, ragazzi, scendere nei dettagli, però se volete c'è tutto il materiale che noi non ve lo possiamo mostrare, perché altrimenti il canale ce lo chiudono in 2 minuti, che sono proprio immagini forti. E detto questo, può continuare. Se volete ci sono le immagini, andate a cercare voi, raga, noi non ve le possiamo far vedere. Se siete masochisti andate a vedere. Vabbè, comunque accendono le torce e praticamente illuminano il cadavere di Bernice. Ora, senza scendere troppo nei dettagli, immaginate cosa viene fatto ad un cervo quando viene catturato. Ecco, la scena è la stessa. Diciamo solo che era appeso. A testa in giù, senza la testa, il resto non lo diciamo. Non possiamo dire niente, no. Vabbè, dai. Comunque, vabbè, ma ve lo andate a vedere, dai, tranquillamente. Era decapitata e appesa, appunto. Poi, raga, se volete ve l'andate a vedere. Aveva fatto la fine del cervo, ecco qua, specifichiamo. Però gli altri pezzi poi verranno ritrovati in casa, vabbè, poi ve lo dico. Praticamente, voi immaginate, silenzio totale, nessuno parlava più. Ma più che altro c'era gente che si sentiva male. Appunto, chi vomitava a destra, chi vomitava a sinistra. Lo sceriffo c'è il coraggio di chiamare solo la centrale, mentre accompagnava i colleghi fuori che stavano vomitando pure l'anima. E quindi niente, poi dice, vabbè, lei è ridotta in questo modo, però riescono a capire comunque, insomma, che era lei. L'altra squadra, tra l'altro, vabbè, ve lo diciamo adesso, voi considerate che per quello che trovarono in quella casa, praticamente i poliziotti dovettero subire un trattamento psicologico. Sì, sì. Perché se no da quella cosa non si riprendevano più. Scusate ragazzi, la mia sveglia. Un po' che anche quello che accade anche nelle forze dell'ordine, se voi considerate per esempio la polizia postale che ha a che fare con i pedofili, dove loro sono come noi, per fare questo dobbiamo andare a vederci tutte le immagini, tutte le cose. Voi immaginate, insomma, questi poveretti che nella realtà si ritrovano davanti certe cose che adesso vi diremo. Quindi comunque hanno avuto bisogno tutti dello psicologo per andare avanti, perché quello che troveranno quella sera gli sconvolge la vita per sempre, non solo a loro. La seconda squadra, come abbiamo detto, si dirige verso la casa. Sì. Ovviamente la casa era, come abbiamo detto, era al buio, lo stesso, non c'era corrente elettrica, non c'era niente. Tra l'altro lui non c'era. Scusami, tu siccome non hai specificato, a oggi ragazzi nessuno si scandalizzerebbe. Però ricordiamo che era il 57. Sì. Nonostante le immagini della guerra, era il 57, quindi pensate a questo. Allora, vi dico solo che lui praticamente forse è stato uno dei primi... Scusate. Ok. Ci siamo. Cioè, praticamente lui forse è stato uno dei primi del secolo che si è macchiato di delitti, sì, veramente, di cose così atroci, ecco, diciamo in questo caso. Perché prima forse non c'erano stati altri casi, quindi lui è stato proprio uno dei primi e ha concentrato pure ma tutto insieme. In ogni caso, per l'epoca era tantissimo, ve l'assicuriamo, era veramente tanto. Infatti, comunque, loro entrano dentro questa casa. La prima cosa che trovano praticamente è un disordine, quello lo puoi far vedere, sì. È un disordine incredibile. Lui, allora, praticamente... poteva essere considerato un accumulatore seriale moderno. Allora, raga, se ci riuscite a capire qualcosa dentro sta foto. Dove lui praticamente non buttava niente, riciclava tutto.
ma la casa era piena di immondizie, forse di anni, anni, anni. Cioè, loro la prima idea che ebbero era che proprio l'immondizia di Plainfield fosse stata riversata tutta nella casa Allora, ve la di allargo leggermente, anche se mi copro. Queste le condizioni della casa quando l'hanno aperto, cioè Plainfield. sono entrati. Infatti. Quindi per farvi capire lo schifo, il marciume che c'era. Cioè, tipo Poliziotti praticamente dissero che quella casa sembrava rispecchiare lo scompiglio della mente di Ed Gein. Sì. Quindi dicevo, c'era immondizia proprio di anni, anni, anni. Tante cose riciclate, mai buttate, una puzza, insomma, che dicevano che era indescrivibile, non ci si poteva proprio stare dentro quella casa. E tante cose, come abbiamo detto, riciclate, sia macabre che non, ma Sì. E soprattutto pezzi di corpi umani. ferma Ora. è fermati qua. No, è fermati qua corpo a pezzi e basta. Ah sì, ah quindi non No, posso per dire niente? sì, I lo puoi nostri colleghi dire. gli hanno dette Va tutte le cose che bene. ci Va bene, stavano. sì, dillo limitandoti. Vabbè, mi limito. Se noi ce n'avevamo tante di cose da Va bene, dire, no, ma non di abbiamo sempre tempo. con termini un po'. Va bene, allora voi avete mai sentito. Vabbè, quanti di voi posseggono cose in cuoio? Ecco, lui con la pelle umana aveva fatto lo stesso trattamento che viene fatto alla pelle degli animali. Ecco, lui ci faceva le cose. Oh, quindi era diventato cuoio, vedi, non è macabro, era No, diventato cuoio la pelle umana. Quindi lui ci aveva fatto determinate cose. no, puoi dirlo, basta che non. Vabbè, sono stati ritrovati dei teschi usati a mo' di ciotola, diciamo così, non specifichiamo. Sono state ritrovate. Allora, per esempio, lui si era costruito un tavolino per il caffè con le tibie che reggevano il tavolino, con le tibie umane. Per esempio, erano state Raga, ritrovate. e anche di questo qua ci sono le foto di tutto. Ci Solo sta che non vi possiamo tutto, mostrare, tutto. ovviamente. Purtroppo non possiamo Avrei parlarne voluto qui. tanto mostrarvelo io in live, ma non si può. Twitch è suscettibile. Comunque, poi, aiuto, c'era un tamburo fatto di pelle umana. Ecco, stavano dei guanti che lui indossava. ma soprattutto tante Ah, te maschere lo stai fatte. chiedendo? Sì, i guanti erano fatti con la pelle delle mani delle Sì. persone. Come le maschere che lui aveva erano fatte con il volto, lo scalpo proprio delle Sì, persone. lui rimuoveva proprio la faccia intera della persona, la pelle, e la Sì. indossava. E c'era addirittura un abito intero fatto da Sì, aspetta, poi ci varie. Sì. arriviamo. Tra l'altro c'erano tanti, tanti teschi. Il suo letto praticamente era ricoperto dai teschi. C'erano anche proprio. Allora, Ma vi dico solo una scusate un cosa. attimo, ma avete problemi con la connessione? Cioè, va tutto bene? Perché ho visto che entrate e uscite. Quindi non so se il problema è vostro, cioè nel senso che avete una connessione un po'. Vabbè, comunque volevo dire, siccome ho visto che entrate e uscite, magari è per il fatto che ho messo dei bit un po' troppo alti, nel caso la prossima volta li abbasso. Va bene, vai, vai, volevo solo dire. Sì, allora, stavo dicendo, tra l'altro vengono ritrovati anche i resti di Bernays, che il corpo era stato trovato lì dentro, tra cui la testa e il cuore in dei sacchetti praticamente di carta. E tra l'altro, un particolare un po' macabro, la testa era stata modificata in modo che potesse essere appesa tipo trofeo di caccia. Avete presente i cacciatori che appendono le teste di cervo, le teste di cinghiale? Ecco, lui aveva Lui lo fatto così. faceva con le persone, perché era una persona che Esattamente. salutava e Era gentile era con tutti, gentile però con era un po' tutti. strano. Un Era altro gentile, lavoratore, però era un po' ok. strano. Quindi aveva fatto queste modifiche, infatti ce n'erano circa 10 di teste, insomma, appese per tutta la casa. Prendiamo un po'. Poi, tra l'altro, c'erano numerosi apparecchi radio, ma lui non aveva nemmeno la corrente in casa, quindi non si capisce perché Vabbè, avesse va tutte parte queste radio. dell'accumulatore seriale, Sì, credo. probabilmente è quello. E tra l'altro scoprono anche i resti minimi, minimi, perché praticamente c'era solo il viso, come tra una di quelle maschere che hanno ritrovato, ritrovano anche il viso con tutto lo E scalpo ve la facciamo di un'altra vedere. donna che era sparita 3 anni prima, che si chiama Mary Hogan. Ragazzi, questa è Mary Hogan. Allora, questa Mary Hogan praticamente era la proprietaria di una locanda. E praticamente era una donna, diciamola, un po' mascolina, la definivano tipo scaricatore di porte, era Allora, un po' molto noi, sboccata. aspetta, vi faccio per farvi capire, noi abbiamo visto proprio il film perché si trova. C'è proprio il film su Ed Gein Sì, è vero, c'è anche che quello, si tra chiama l'altro. Ed Gein. Ora, che
che io debba dire che il film è una merda, è una merda colossale. Concordo. È una merda colossale, fatto malissimo, mi dispiace, ma è fatto male. Però anche in quel film questa donna viene descritta, sapete, una che magari emancipata, possiamo dire? Sì, per i tempi, sì, era una donna molto, scherzava sul sesso, sì, anche con i suoi clienti. Si cacciava il reggiseno e ci faceva bere la gente. E quindi capite che gli uomini e una donna così ci andavano perché nozze. Da quello che abbiamo visto dal film, raga, che per me è una cagata, sì, la maggior parte della gente che si fermava era comunque gente di passaggio, gente che faceva fare il bicchiere, gente che faceva scherzare, e quindi lei era una di quelle donne, capite, che faceva le battute. A me piacciono i maschioni, perché se sono grande tutto è rapportato, capite? Sto tipo di donna che a me non dispiace, sinceramente, fa ride, è divertente. Però per i tempi poteva essere considerata pure molto volgare e anche una donnaccia, diciamo così, poteva essere considerata una donnaccia, dai, per i tempi. Poi era, come vedete pure dalla foto, era un bel donnone, insomma, e siccome aveva anche un passato un po' rotco, quando lei scomparve dalla locanda pensarono che forse qualcuno del suo passato si era rifatto vivo. Seguirono varie piste, ovviamente. Ecco, siccome a lei non dispiaceva l'uomo, si è pensato che probabilmente se n'era andato con qualcuno, insomma. Quindi non hanno, poi ripeto, eravamo sempre a Plainville, 700 persone, si conoscevano tutti. Chi di loro poteva accusare quell'altro a dire magari sei stato tu o magari sei stato tu? Cioè, Eddie Gaines proprio era l'unico, dicevano, insospettabile, quindi mo figuratevi. Comunque ritrovano anche i resti di Mary Hogan, quindi a questo punto è svelato anche il mistero della scomparsa di Mary Hogan. Assolutamente. A questo punto, tra l'altro, vabbè, qualcosa lo possiamo dire, dai. Okay, tra l'altro, fra le cose ritrovate è stata ritrovata una cintura per i pantaloni fatta di capezzoli. Una collana fatta di solo labbra, di capezzoli, Una collana fatta di labbra, cose un po' più brutte, dai, non le diciamo. Però c'era una poltrona, però fatta con delle braccia, invece dei braccioli aveva delle braccia. Sì, comunque rivestita comunque di pelle, insomma. Però era il pezzo forte, diciamo, della collezione macabra. Era appunto, ecco perché quando riconduce ai film, in questo caso al Silenzio degli Innocenti, lui praticamente aveva costruito non proprio un altro. Ora, io non credo che non lo conosciate, però la locandina ve la metto lo stesso. Si parla di questo film con Anthony Hopkins, ovviamente. Beh, basta pensare a Hannibal Lecter, dai. Sì, sì, vabbè, però magari questo è il Silenzio degli Innocenti. Più tardi vi parlerò anche dei film, poi. Sì, sì. Tra l'altro, lui aveva costruito, diciamo, questo ultimo pezzo macabro, ma il migliore della sua collezione. Allora, avete presente quei grembiuli che si regalano a Natale o si regalano, credo, agli addi annubilato al celibato, dove ci stanno raffigurate o le donne con le tette, eccetera, o agli uomini gli addominali, insomma, lui l'aveva riprodotto. O i cazzoni. Lui aveva riprodotto in pelle tutto quello di una donna, dal seno in giù, proprio tutto. E tra l'altro lui lo indossava e ci usciva pure fuori, pare che sia stato anche nel film, fa vedere proprio la scena che lui usciva fuori a ballare con questa cosa che lui sembrava una donna. E tra l'altro diversi vicini dissero di averlo visto. Cioè, quindi voglio dire, pure sti vicini di Plainfield non è che erano tanto sani di testa, pure questi, che fa, lo vedono? Vedono uno che balla con una cosa del genere, ti sembra normale? Io penso che chiunque avrebbe chiamato qualsiasi cosa. Vabbè, comunque, fatto sta che gli psicologi diedero una spiegazione a tutto ciò col fatto che lui avrebbe voluto cambiare sesso. Che tra l'altro pare che spesso indossasse la conchiglia, voi che siete uomini lo sapete più di me, per nascondere gli organi. Insomma, sì, molto probabilmente era in conflitto con la sua sessualità, diciamo, ecco, così. Però forse loro dicevano che più che voler cambiare sesso e diventare donna, forse voleva far rivivere la figura della madre. Sì. Forse la verità era quella, voleva far rivivere questa figura di questa madre ingombrante, che adesso ci arriveremo piano piano. Che infatti lui aveva un sentimento ambivalente nei confronti della mamma, perché da una parte la venerava proprio come una dea, cioè era tutto il suo mondo, era tutto il suo universo, però dall'altro lato, siccome la madre maltrattava i figli, il marito, eccetera, eccetera, la odiava per come li trattava. Ecco, nel film, ragazzi, proprio di Ed Gein, proprio il film della biografia, sì, possiamo dire. Sì, no? La biografia. Nel film non si capisce, cioè, sta cosa viene fatta un po' intendere che era il marito che picchiava la moglie, non si capiva bene, insomma. Perciò dico che è stato fatto male, secondo me. Il film è stato fatto male dalla realtà, perché i racconti sono completamente diversi.
Comunque, fatto sta che in tutto ciò Eddie Kane viene arrestato e accusato del duplice omicidio, quindi di E vi facciamo Bernice. vedere anche le immagini dell'arresto, anche perché non vi abbiamo ancora mostrato Ed Gein per niente. Adesso ve lo facciamo vedere. Allora, questo è Ed Gein. Quando viene arrestato. Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Notate che faccia da persona simpatica. Sembra nonno, mio nonno, non lo so perché mi Sì, ricorda ma leggermente. tra l'altro quando Sì. viene arrestato era giovane, aveva 39-40 anni, quindi se li porta pure male, Sì. insomma. Qua io vedendo queste immagini direi almeno 60. No, infatti se li portava malissimo. Non so se sono pure le foto dell'epoca, ma Però è pur magari. vero, poi lo spiegheremo, che dopo la morte della madre è un po' un tracollo in tutti i sensi. Sì. Questa è la seconda foto al di fuori Allora, questo è della proprio, casa. no, questo è proprio quando viene arrestato, perché quando loro, i poliziotti, vanno in casa, lui non c'era. Lui stava cenando da dei vicini, perché ogni tanto, siccome lui era solo, allora dei vicini lo invitavano, perché gli facevano tenerezza, li invitavano a cena. Quindi lo vanno a prendere praticamente a casa di questi vicini. Sì. Allora, quindi dicevo, fu incolpato ovviamente dell'omicidio delle due donne e viene arrestato. Però adesso vediamo un po' meglio, infatti puoi far vedere Eddie Gein da bambino e Sì. poi vi spieghiamo meglio anche tutto il resto. Allora. Allora, Eddie Gein nasce il 27 agosto del 1906 a La Crosse. La Crosse era un'altra cittadina un po' più grande, diciamo, di Plainfield. E nacque praticamente da un padre alcolizzato che non era capace di tenersi nemmeno 10 minuti un lavoro. E da una madre letteralmente pazza, che odiava gli uomini ed era una fanatica religiosa. E qui, ragazzi, sarebbe da aprire un discorso talmente grande per la religione, ma non lo faremo La stasera. madre si chiamava Augusta. Ecco, questo era lui da piccolo. Quando cominceremo a trattare il format 7, nel senso di non 7, il numero, le Sì. 7, allora parleremo più approfonditamente di religione. Infatti lei era luterana. E la religione luterana è molto, come si dice, molto proprio, Rigida, molto potremmo rigida, ecco, non dire. mi veniva il termine, proprio veramente molto rigida. Voi considerate semplicemente che per la religione luterana il sesso anche tra moglie e marito doveva avvenire solo per procreare, punto, perché se no non si faceva. Quindi voi immaginate come stavano messi. Quindi dicevo, questa era proprio una pazza, Il la marito era madre. frustrato, secondo Sì, me. tantissimo, poveraccio. Cioè, poveraccio, per modo di dire. Comunque, lei era proprio pazza e odiava gli uomini. Premesso che lei odiava gli uomini. E quindi riempiva di botte sia il marito che i figli. Perché i figli in realtà erano due. Eddie Gein aveva un fratello Harry di 4 anni più grande, ma poi ve lo spieghiamo perché è una figura Allora, cioè, vedete, importante. immaginate la scena, no? Prima ti uccide di botte tua madre, dopodiché ti legge la Bibbia. E abbiamo fatto proprio il quadro completo di come andavano le cose in quella casa. No, no, ma non solo, lei era una donna proprio dal carattere fortissimo che comandava lei in casa, cioè praticamente il marito non contava niente, lei lo riempiva di botte il marito. Però poi che succedeva? Che ogni tanto sto povero uomo si rompeva le scatole pure lui, dopo un po' non ce la faceva più. E Si quindi questi poveri ribellava. ragazzi assistevano a questi due genitori che si uccidevano di botte, che a un certo punto lei si buttava per terra, a me mi fa ridere la scena. Si buttava per terra e cominciava a urlare e chiedeva a Dio di uccidere il marito, riprenditelo, riprenditelo. Cioè, mi fa ridere sta scena, che vi devo Porca dire? troia, ma come cazzo si fa? Ma perché lei mi sembra tipo i bambini che, come si dice, lanciano la pietra e nascondono la mano, capi? Quando il marito si ribellava, lei si buttava per terra e cominciava a strillare con le sceneggiate che Dio si doveva riprendere il marito. Cavallo pazzo. Infatti, cavalli pazzi ne abbiamo, certo che ne abbiamo. Madosca. E allo stesso punto il padre, ovviamente, succube della moglie, in qualche modo si doveva rifare, e poveretta, si rifaceva sui figli. Anche pare, a quanto pare, anche sessualmente, quindi si rifaceva sui figli sia con le botte che sessualmente. Quindi come facevano a venire normali E sti due vabbè, ma alla ragazzi? fine è una routine, cioè nel senso, in tutti i serial killer vediamo ste Ok. dinamiche familiari alla Comunque, come fine. abbiamo detto, la madre era una persona molto severa, comandava lei, e soprattutto lei a un certo punto decide che il posto dove vivevano prima non andava bene, perché c'era troppa gente, perché le donne erano il diavolo, il sesso era il peccato, il sesso non ci si doveva proprio pensare. E lì c'erano troppe donne, c'era troppa vita, e quindi decide di trasferire tutta la famiglia a Plainfield, in quella fattoria senza acqua, né luce, abbandonata da Dio nel buco morto Come Dio dell'oltremondo. comanda. Ecco, tra l'altro lei tendeva a segre tendeva, ho detto giusto, Sì. a segregare i figli, perché i figli non potevano avere rapporti sociali con nessuno.
li chiudeva in casa e li costringeva ad ascoltare per ore e ore la lettura della Bibbia, non potevano avere amici, non potevano fare niente. E tra l'altro lei fa crescere questi figli proprio con il concetto che il sesso era sbagliato, il sesso sì. era peccato. Quindi Ed cresce proprio con questa concezione sbagliata riguardo il sesso. No, ma infatti lui cioè, non si hanno notizie certe del fatto che abusasse o no. Allora, lui teoricamente è morto vergine, teoricamente, da come è stato detto. Poi quello che volevamo dire, si è compiuto atti di necrofilia. Allora, questo lo spieghiamo dopo, dai, poi ci entriamo dopo in questo particolare. Comunque, fatto sta che nell'adolescenza, ovviamente a scuola ci va per un po'. Però se fai vedere la foto, l'altra foto di Ed Gein, lui aveva, a parte che era molto gracilino, anche se vedete pure da questa foto, e aveva un problema all'occhio, vedete quell'occhio un po' sceso, e veniva sempre preso in giro per questo motivo. Quindi soffre proprio grave di bullismo, che lui a 14 anni decide che non vuole andare più a scuola. Pensate un po'. Eh sì, lo maltrattavano talmente tanto, poi con quella madre lo prendevano in giro per la madre, lo prendevano in giro per la famiglia. Comunque lui a 14 anni non vuole più andare a scuola. Ecco perché vi diciamo che comunque era ignoranza nel senso letterale proprio della parola, era purtroppo non era un grande conoscitore, come si può dire, insomma. E quindi lui praticamente finirà per fare il babysitter, perché vedete cosa sanno, lui stava bene con i bambini. Lui diceva che stava proprio bene con i bambini, e tra l'altro più in là vi spiegherò che in casa sua non c'entrava nessuno, proprio perché per le cose li hanno ritrovato. Però i bambini potevano entrare, sì. I bambini erano innocenti, sicuramente non si rendevano nemmeno conto di quello, no, che ci stava dentro. La cosa che adesso stupisce è proprio questo, cioè lui minimamente non toccava i bambini, cioè lui era proprio affettuoso come verso i bimbi. Ma infatti sì, allora si presuppone anche il fatto che le due donne che lui abbia ucciso, già per il fatto che avevano tutte e due sopra 50 anni, forse in qualche modo attratto da loro come figura materna. Sì. E quindi le abbia ucciso proprio perché lui voleva far rivivere la madre. Quindi tramite loro voleva far rivivere la madre. Allora, per esempio, una cosa che non... scusami un attimo. Sì, sì. Nel film, ora io di queste cose non ho trovato niente, del fatto che tentasse di... cioè lui andava a prendere i cadaveri al cimitero. Sì. Poi nel film, poi nella vera biografia che vi stiamo a raccontare noi, perché sono notizie vere, nel film faceva vedere che lui andava a prendere i corpi al cimitero, sì. Li disotterrava, quelli morti da poco ovviamente, sì. li portava in casa e faceva tipo, smetteva là e faceva adesso ti ordino di aprire gli occhi, cioè cercava di riportare in vita queste donne anziane. Certo. Cioè, ora capite bene che lì c'era un livello di follia esagerato, proprio. Ma sì, ma allora praticamente, vabbè, lo spiegheremo mo man mano, praticamente lui era schizofrenico, la verità è quella, quindi si presuppone anche che nel film lo fa vedere, ma perché probabilmente un fondo di verità c'era, che lui aveva le allucinazioni. Sì, ma di continuo. Vedeva la madre che praticamente, anche per esempio nel caso della, come si chiamava, la signora del bar, diciamo era una donnaccia, sia stato in qualche modo Bernice. La madre, no Bernice l'altra, sia stata la madre a suggerirgli che quella era una donnaccia e doveva essere punita, doveva essere punita per come si comportava, eccetera, eccetera. Voi pensate che questo nel film fa vedere che lui sta in macchina e la mamma accanto a lui che gli parla, ma la mamma era morta. Che gli dice devi punirla perché lei è una donnaccia, insomma, eccetera, eccetera, avete capito, insomma, un po' la cosa. Comunque dicevamo che appunto questo comportamento della madre, adesso giusto per farvi capire, questa è una cosa, vabbè, un piccolo particolare che lo possiamo dire, dai. Quando lui era adolescente ovviamente inizia a scoprire che ha un organo sessuale, perché la verità, e mentre lui si faceva il bagno, stava facendo qualcosina, la madre entra. Raga, lo dico io, si stava a fare una pippa mentre si faceva il bagno. Ecco, bravo. E quindi la madre entra di colpo, lo becca in quel modo, lo riempie di botte, tra l'altro per purificarlo, dirà lei, gli butterà l'acqua bollente sui genitali. Cioè, quindi voi immaginate come stava messo sto povero ragazzo. No, nel film fa vedere che lo riempie letteralmente di cinghiate mentre lui sta dentro la vasca. Invece la realtà è che gli butta l'acqua bollente sui genitali. Quindi... Ora, già la scena di per sé è imbarazzante al limite. Voi pensate, nella vasca dopo ti riempiono pure di cinghiate sopra la testa, la faccia, la schiena. Sì, ma infatti lei lo riempie di botte, quindi probabilmente le cinghiate sono vere. Nel film ovviamente non poteva far vedere l'altro particolare, comunque è così.
Comunque, come abbiamo detto, quindi questo rapporto di Ed con la madre, che era ambivalente, perché da una parte lei era il suo punto di riferimento, lui la considerava una dea, cioè lui Sì, pendeva ma no, ma letteralmente dalle labbra della madre. ora, alla luce dei fatti, in realtà secondo me c'era un rapporto di Questo stavo dicendo, odio-amore. però in realtà c'era anche una parte di odio per come la tratta, per come lo Secondo me trattava, una per come parte di odio trattava entrambi i gigantesca. figli. Però infatti gli psicologi sono convinti che lui uccideva appunto queste donne sopra i 50 anni, ma anche le persone che lui sfossava praticamente, spesso e volentieri avevano una certa età. Ma infatti si presuppone che lui abbia fatto la stessa cosa anche con la madre, però che poi nella madre non abbia avuto il coraggio di metterci mano, diciamo così, proprio perché la considerava come una dea. Infatti voi pensate che a casa sua, quando i poliziotti vanno in casa e trovano tutte quelle cose, l'unica cosa che troveranno intatta è la camera della madre. Sì. Era diventato praticamente, l'aveva trasformato in un altare, era l'unica stata, stra, stanza, Si calmi. non mi veniva, l'unica Era l'unica stanza stronza. precisa, pulita, ordinata, dove lui aveva creato questo altarino dedicato alla madre. E infatti loro dicono: ah, tra l'altro la mamma morirà, fu colpita da un ictus. E a questo punto la perdita dell'unica figura importante della sua vita provocò in lui questo squilibrio mentale Che irreversibile, già con la mente non era stupore. Quindi che è tipico figuratevi. della schizofrenia, però nel suo caso anche la schizofrenia non è normale, perché di solito i primi segni si hanno intorno ai 20 anni, invece lui ne aveva già 40 anni, 39-40 quando muore la madre. Raga, scusate, sono stanchissimo. E comunque fu in quel preciso momento che la salute mentale di Ed vacillò completamente, se già prima era in fase di sviluppo, a sto punto vacilla completamente. O in fase di non sviluppo, Di dipende dai non punti di sviluppo. vista. Tra l'altro lui proprio ha un crollo, come dicevo, fiso, prima fisico, mentale. Cioè, vedete quando sembra vecchio? In realtà lui non era vecchio. Sì, raga, Però mo, veramente. onestamente, voi vedete questa foto, io a me ne pensavo, a questa in particolare, a una persona di 70 anni. Poi non ne aveva, ovviamente, era E molto più infatti lui giovane. inizia a non curarsi più, non si lavava più, mangiava male quando mangiava. E quindi diventa ancora più un mingherlino di come era prima. Però, la cosa positiva è che siccome non ci stava più mammina che controllava, che ti leggeva la Bibbia e non ti faceva leggere nient'altro, praticamente inizia lì a leggere libri erotici. Ma non solo, leggeva libri sul nazismo, leggeva libri sul cannibalismo, che tra l'altro lui dirà che aveva praticato il cannibalismo. Infatti la povera Mary Hogan, ci hanno ritrovato solo la pelle, il resto non sappiamo che fine ha fatto. Anche lei è un bel donnone, quindi invece di cervi ci avrà mangiato un bel po' di tempo con Mary Hogan. Ciao a te, Tarcicce! Dall'altro esame ciccio, Noi vabbè, ragazzi stemperiamo solo l'atmosfera, dai. lo diciamo Certo, sempre. perché se no veramente tante cose non me le abbiamo dette, quindi considerate come la E noi pesante. ne abbiamo visto tutte le immagini, eh. Ma soprattutto inizia a leggere tanti libri sui primi cambi di sesso, perché ricordiamo che siamo nel 57, adesso è all'ordine del giorno, ma allora era una cosa veramente tabù. Quindi lui inizia a leggere questi libri sui primi cambi di sesso. Ma torniamo a una figura importantissima, perché vi abbiamo detto che lui aveva un fratello, Harry, che ci aveva 4 anni di più. Allora, loro considerate che i due fratelli subiscono le stesse cose. Però mentre Ed, cioè, pendeva proprio dalle labbra della mamma, lui era proprio il figlio, tra l'altro era il figlio preferito, perché Harry, la madre, lo odiava letteralmente, quasi come George, il marito. Ma questo perché? Perché si scoprirà che la madre, quando si sposa con George, che faceva tanto la puritana, era incinta. La bastarda. Oh, quindi probabilmente lei, il senso di colpa Mamma mia. perché era incinta, e considerando il figlio Harry, il frutto della colpa, del peccato, lo trattava ancora più male. Cioè, se a Eddie menava una volta, Harry gli menava 5 volte, per farvi capire. La proporzione è giusta. Ecco, però Harry, a differenza di Eddie, che abbiamo detto che lui proprio pendeva dalle labbra della madre, proprio a bocca aperta, le ore a sentirlo, Harry cerca di fuggire, insomma, da quello che era come si chiama, quelle restrizioni che gli Sì, applicava la madre. soprattutto Ed venerava la madre, ma il fratello no, No, il la fratello odiava solo, la gli odiava stava proprio solo. sul cazzo la madre, possiamo dire. La odiava in una maniera Sì, anche perché allucinante. Ed era il figlio preferito, era il ciccino di mamma, scusa. Eh sì, che veniva pestato.
Comunque, fatto sta che Harry esce, diciamo, un po' più da quell'ambiente e conosce effettivamente cosa c'era nel mondo. E farà una cosa che secondo la madre era proprio da l'avrebbe ucciso forse la madre. Praticamente si mette con una donna divorziata con due figli. È Finita. finita per Harry, infatti è finita. Anzi, come direbbe Aldo, è finita! Oh, lo zoccolo di Gnu. Però a questo punto Harry, che ha conosciuto il mondo reale, capisce, cerca di, vorrebbe salvare Ed, ecco, questa è la verità. E vorrebbe far capire a Ed che non tutto quello che diceva la madre era giusto, che probabilmente si sbagliava la madre. Sì. Però che succede? Che a Ed non gliela potevi toccare, mammina, perché quella era una santa, quella era una dea, non si poteva toccare. E un giorno, mentre Harry cerca di parlare con Ed, e loro stavano mettendo fuoco a delle sterpaglie, insomma, lì nella fattoria, ora, la versione ufficiale è che, mentre mettevano fuoco, praticamente il fuoco si è allargato e loro non sono riusciti più a contenerlo, è diventato un incendio. Nel cercare di spegnere questo incendio, Ed perde di vista il fratello nel fumo. E quindi il fratello morirà soffocato dal fumo, dal fuoco, insomma, morirà. Invece la versione ufficiosa è che mentre Cioè Harry che sarebbe cercava. quella proprio vera, ragazzi. Ecco, è che mentre Harry cercava di parlare a Ed e di fargli capire che la mamma probabilmente non aveva tutta sta ragione, a un certo punto Harry se ne esce con la frase: "Tu sei uguale a lei, te la dovevi sposare tu, mamma." E a quel punto No, ma in Ed. generale gli stava di male, è quello che l'ha Sì, gli stava di male. urtato. Quindi a quel punto Ed colpisce Harry con un bastone praticamente alla testa e quindi lui morirà soffocato insomma dal fuoco. Anche perché era proprio in mezzo al cerchio, No, anche perché come veramente. abbiamo detto lui non era una cima mentalmente, ovviamente, non era tutta sta cima. Sì. E quindi quando arrivano i soccorsi che gli dicono ma tu più o meno sai dove potrebbe essere, lui dice sì, sta là. Cioè era un genio, come tu non l'avevi perso di vista, non sapevi che finale lui fa, no, lui sta là. Cioè, tra l'altro lo troveranno con questo colpo in testa che non c'aveva niente a che fare ovviamente con l'incendio, però voi È considerate stato che il fumo. il Sì, la fumo l'ha colpito. causa ufficiale è che è morto per No, dicevo il soffocamento. fumo l'ha colpita. Ah sì, il fumo l'ha colpito. Comunque, fatto sta che voi considerate il periodo. Ritorniamo sempre al discorso che era un paesino piccolo dove tutti si conoscevano, dove tutti conoscevano anche Ed, che era sembliciotto, che era così, che era... poi allora non c'erano i CSI, la scientifica, non si No, fa mai c'era niente. anche la scientifica, raga, ma capite bene, non ci stavano i mezzi. Non c'era niente. Comunque, Non fatto c'era sta, era niente. il periodo che il padre era morto. Era morto pure il fratello. Ovviamente loro pensano a quella povera mamma. Dicono: gli leviamo pure sto figlio. Come fa quella poveraccia? Quindi sicuramente Non avranno hanno pensato fatto. quello, ma comunque, cioè, capite bene, ripetiamo sempre, loro nella vita di tutti i giorni sono persone brave, Sì. quindi Sì, ma sono infatti. insospettabili. Una persona che si mette a giocare con i bambini, li fa entrare in casa, chi è che sospetterebbe, onestamente? No, ma infatti quello dicevo. E quindi praticamente, probabilmente loro mossi a pietà nei confronti della mamma, accetteranno la versione ufficiale che lui è morto soffocato dal fumo. Insomma, quello è il Sì. discorso. Abbiamo detto che dopo la morte della madre, Ed ovviamente sprofonda in un forte squilibrio mentale e si isola sempre di più dalla realtà. E si immerge sempre di più in quelle sue fantasie, che sta a questo punto, non essendoci più la madre, non avevano più freni. Sì. E quindi lui praticamente inizia a profanare le tombe, come abbiamo detto. Perché voi considerate che inizialmente, quando i poliziotti vanno in casa, non capiscono subito che tutti quei reperti che ritrovano erano dei cadaveri. Loro pensavano che lui aveva fatto una strage, che aveva ucciso forse 20 persone. Certo. Invece poi constateranno che effettivamente lui ne aveva ucciso solamente Almeno uno. quello ci sono riusciti a farlo, eh. Certo, e quindi lui praticamente diventa abitué del cimitero. Tra l'altro, diventa molto amico del custode del cimitero, un certo Gus, che lo teneva aggiornato su tutti quelli che si divertivano a parlare praticamente di chi si moriva in paese, di chi veniva sepolto. E Guardate che quindi, bel lobby che c'era ai tempi. infatti, che bel lobby! E quindi praticamente lui stava pronto subito con pala e torcia, che appena sentiva qualcosa che gli ispirava, che come abbiamo detto prima, tra l'altro, anche i cadaveri che preferivano Oddio, mi dovete erano proprio scusare, quelli. mamma mia, non posso fare Erano proprio. Io, tra l'altro, prima non mi sono manco fatto il caffè, mo ci sto pensando. Ho niente. detto mi faccio il caffè, non me lo so Ma vuoi un fare. caffè? No, no. E vabbè, tu te lo puoi andare Oddio, scusate raga, mi devo fare un caffè perché sto per collasso. Ho finito di lavorare e sono venuto diretto a fare la diretta. a fare. Capito? E mamma studia qua, ma come? Io sto a dire tutto qua e lui ha fatto la diretta.
Scherzo, scherzo, che dopo mi si offende il figliuolo. Quindi dicevo, quindi lui stava proprio tipo un gufo ad aspettare che quando c'era un qualsiasi decesso in paese, lui stava pronto subito ad andare a sotterrare queste vittime. Però la cosa strana, e tu boh, forse sarai d'accordo con me, ma se, allora, adesso ci sono le tombe, diciamo, fatte in un certo modo, con le lapidi, ma una volta c'era la pietra con la terra. Cioè, è possibile che nessuno si accorge che queste tombe erano state profanate, che erano stati disseppelliti, sti morti, comunque che le terre erano state smosse, nessuno in paese si accorgeva di niente. Ma anche il custode, nemmeno il custode si accorgeva di niente. Che cavolo di custode era? Stava a dormire da sto cimitero. Va bene. Comunque, gli orrori di Ed Gein sconvolsero tutta la comunità di Plainfield, ma non solo. Innanzitutto perché, beh, ovviamente la notizia fece il giro del paese, dell'intero stato. Ma innanzitutto nessuno dove si sapeva dove si trovava sto posto. Ricordiamo il buco morto dello stato. Nessuno sapeva dove si trovava. Ma il giorno dopo l'arresto di Ed Gein, voi considerate che tutta la stampa del paese si riversò. Infatti, poi che viene lui vi fa vedere anche la foto. Se voi considerate che era un paesino di 700 persone, all'improvviso si ritrovarono migliaia di persone in quel paese. E tra l'altro, tutti questi giornalisti cercarono invano di intervistarlo, ma lui non volle mai sentire nessuno, non si fece mai intervistare da nessuno. Ma non solo, tra l'altro le donne, allora avete presente tutti i serial killer dove hanno queste orde di donne che gli scrivono innamorati di loro? Ecco, accade la stessa cosa per Ed. Allora, hai capito? È sparito. Quindi queste orde di donne che scrivono lettere d'amore a Ed, che vogliono conoscerlo, che vogliono incontrarlo. Cioè, ma vi rendete conto? Io dico sempre, riaprite i manicomi perché non è possibile. Cioè, io ogni volta che tratto una storia, la cosa che mi stupisce di più sono proprio queste donne che hanno questa passione per i serial killer, per i malati mentali, per, io non lo so, boh, a me sembra talmente strano, mi sconvolge sempre sta cosa, guarda. Parlavo delle donne che scrivono le lettere d'amore, ovviamente, a Ed. E quindi dice, Che non ancora facciamo della storia. mamma mia, e quindi lui diventa praticamente una vera e propria star. E quindi anche Plainfield praticamente diventa una meta di turismo a questo punto, perché è Guarda, allucinante. ragazzi, avevo bisogno di un caffè che sto morendo. E diventa una località turistica. Poi parliamo degli anni 50, come vi ho detto prima, dove tutti si fidavano di tutti, dove c'era il benessere, dove ognuno era amico del proprio vicino, eccetera, eccetera. A questo punto le persone, cioè lui sconvolge letteralmente gli anni 50, iniziano a non fidarsi nemmeno più del vicino di casa. Aspettate, ragazzi. Momento ASMR tipico del canale. Vai, prego, può andare. Certo, e si preoccupano ancora di più proprio quando le numerose interviste che noi purtroppo non siamo riusciti a ritrovare dei vicini di Ed, dove dicono proprio che lui era una persona tranquilla, che era un bravo ragazzo, che era un lavoratore Che speciale, salutava sempre. che salutava, Che gentile salutava con sempre. tutti, che praticamente era inoffensivo. Cosa Quindi, tipo Gena, sei tornato? il Mi è buonasera. mancata. E quindi praticamente Ed Gein aveva infranto tutto ciò che era, diciamo, l'idea, l'utopia, si dice così, proprio di quegli anni 50. Ovviamente lui è incarcerato, quindi gli oggetti vengono messi all'asta. Non gli oggetti macabri, ovviamente, però la fattoria e tutto il Chissà, resto. secondo me qualcuno che sei riuscito a prendere qualcosa. Può essere, sì. Perché voi considerate, come vi ho detto, che praticamente lo Stato va a finire tutto a Allora, Plainfield. vi faccio l'esempio stupido, no? Nel secondo film che si chiamava Hannibal Lecter e non Il silenzio, nel silenzio. Il silenzio degli innocenti. Oddio mio, la Degli dislessia. Il silenzio degli innocenti. Ma si chiamava quindi, come abbiamo detto, Hannibal Lecter, il secondo film. La guardia che teneva sotto controllo Lecter, che stava nel penitenziario psichiatrico, praticamente si rivendeva tutte le cose di Hannibal. ecco.
a partire dalla penna che aveva usato, dal blocchetto, e addirittura nel film, che ovviamente è un film, ma potrebbe benissimo essere la realtà, la maschera che portava Hannibal davanti alla faccia, perché lui era un cannibale, venne venduta per 250.000 dollari. Quindi io mi immagino. Chi se l'è comprata? Io no, no, ma io no, nel film. Io immagino invece tutti gli oggetti che hanno ritrovato nella casa di Ed Gein, tipo la lampada fatta con Con la la pelle, pelle. il divano, la cintura. Cioè, raga, ve lo dico chiaramente, ci stanno le persone che vanno pazze per queste cose. E se le comprano, ci stanno. Non è che non ci stanno, sono persone sicuramente malate, ma ci sono. Quindi mi immagino che la polizia o chi abbia repertato le prove, Infatti. qualcosa l'è rivenduto, ma mi ci gioco quello che vuoi, eh. Cioè, Sì, per me è ma sicuramente. scontato, Infatti, fai vedere un po' la foto del posto che è pieno di gente. Dicevo, se le eh. Sì, non lo persone. devo aggiungere quello, non l'abbiamo Sì. messo. Se le persone. No, mi ricordavo la. No, no. Comunque. Se le persone vanno a vivere in un posto come Plainfield, perché praticamente sono persone che sono abituate comunque a una certa tranquillità, ad una certa calma. Invece voi considerate che tutto lo stato si è riversato in quel posto. Ah, Ecco, guarda che allucinante. È allucinante. raga, qua mo ve l'allargo il più possibile, ma c'è una fraccata di gente. Questo è un fiume di gente. Cioè, tutti che volevano Questo è tutto vedere il la paese di casa. Plainfield, praticamente, dopo era finito. Sì. E quindi praticamente misero la casa all'asta. Tutti gli oggetti di Ed andarono E all'asta. che ti ho detto? Ma la capa, non credo, ripeto, non credo ufficialmente quegli oggetti macabri. Sicuramente fa. Io credo, io Vabbè, credo. comunque la casa venne messa all'asta. Solo che, come dicevamo, sicuramente tutta quell'orda di gente a Ah, raga, parte. scusate, non ve l'abbiamo fatto vedere perché non. Ma vi facciamo vedere Augusta. Ah sì, la mamma, è vero. Vi facciamo vedere la mamma di Ed Gein, che per me, io appena l'ho visto, questo è Gollum del Signore degli Anelli. Sì, è vero, fa paura più la mamma di No, lui, no, a me, effettivamente. raga, mi ha spaventato tanto quanto come cacchio si chiamava? Non so se avete visto The Nun. Ah sì, la suora Oh, di raga, The Conjuring, di mi Conjuring. spaventa tanto quanto la suora di The Conjuring. Sì, infatti, allucinante questa femmina. Cioè, raga, a me fa paura, non scherzo, eh. Cioè, quelle sopracciglia un po'. No, ma gli occhi infossati, proprio lo sguardo di Satana. Cioè, Da demone, te lo sì, giuro, c'è cioè, lo sguardo da demone, concordo. eh. E io dico sempre che quelli fissati con la chiesa è lì che s'annida là il demonio. Ovviamente era una battuta, eh. Se siete fissati con la chiesa, curatevi. Questa non era una battuta. Perché, scusi, io voglio dire una cosa che non c'entra un cazzo, ma io ribadisco sempre che non avete bisogno, e prendete le parole con le pinze, ma è la mia personale opinione. Non c'è bisogno di far vedere a tutti che andate in chiesa e poi nella vita reale siete degli stronzi. Capito? A casa Concordo potete pregare pienamente. il Dio, Dio, se ci credete, ce l'avete in voi. Potete parlarci quando volete, non avete bisogno di quattro mura con una croce sopra per pregarlo. Anche perché se siete veri credenti, vi comportate bene, rispettate chi ci crede nei 10 comandamenti e seguite le regole che sono, tra l'altro, fondamentali della società. Non è niente di Sì. strano, eh. Poi, per chi vuole credere che sono leggi dettate da un Dio, io non ci trovo nulla di male. Ognuno ha la propria libertà, si dice proprio che Dio ci ha creati con il libero arbitrio, quindi potete Infatti. fare quello che volete. Io so per certo che chi frequenta la chiesa è più stronzo del dovuto, e lo penso seriamente. Non avete bisogno di mostrare al mondo che voi siete dei Anche perché credenti. della serie si predica bene e si razzola È male. quello che mi fa Ecco. veramente, mi fa cascare palle per terra, è quello. Perché io magari in chiesa non ci vado mai, sono una persona abbastanza sboccata, dico un sacco di parolacce, ma cerco di non ferire mai nessuno e se posso di aiutare. E questo in sostanza è il mio mantra, come si dice, Infatti. di vita. Comunque dicevamo che tra l'altro, come avete visto, si riversa tutto lo stato, soprattutto la parte giornalistica in quel posto, perché volevano intervistare Ed, che tra l'altro non si è mai lasciato intervistare. Voi considerate che allora ancora si coniava nemmeno il termine serial killer, perché se vi ricordate in una delle prime live vi spiegai che il termine serial killer Oddio, è ma entrato negli anni Ed ecco, però. anche se non lo era.
che dicevo, il termine è stato coniato negli anni 70 e c'erano dei requisiti essenziali dai quali almeno tre omicidi. Quindi Ed ne aveva fatti solo due, anche se venne sospettato per altri omicidi. Però, ripeto, non c'erano le prove, a quei tempi non c'erano tutti gli esami che possono essere fatti oggi, quindi non gli si è potuto accollare nessun altro omicidio, insomma. Poi No. dicevamo che tutti i suoi oggetti vennero messi all'asta, perché ormai era diventato un paese turistico e come tutte le cose attira la gente, attira quelli che, come si dice, i pazzi, a cui piacciono tutte queste cose. A oggi, ragazzi, c'è proprio un termine che si chiama dark tourist, vuol dire turismo nero. Proprio le persone che vanno. Ma sapete, adesso è stata battuta, ma ci hanno costruito un monumento. Ma sapete quanta gente sarebbe voluto andare a visitare la casa di Jeffrey Dahmer? Cioè, quello è il turismo nero. Quando tu vai in un posto dove è successo il peggio solo per andarla a visitare. Infatti. Non so se magari chi va a visitare Auschwitz o queste parti Sì. sia comunque turismo nero, ma immagino di sì. O ci si va comunque per ricordarle, ma in un certo senso è turismo nero, diciamo. Chi va a visitare le case ancora oggi in piedi di killer, e questo è il termine da usare. Comunque fai rivedere la casa dell'auto perché Sì. praticamente vennero messi all'asta. Però, siccome dicevamo, probabilmente questo riversarsi di tutta questa gente da parte dello Stato a qualcuno avrà dato fastidio, perché come ho detto prima, se tu vai a abitare in un posto come Plainfield, perché praticamente vuoi, ti piace la pace, la tranquillità, e ovviamente tutte quelle persone ormai avevano rovinato quello che era l'habitat di Plainfield. E quindi prima che venisse venduta la casa, gli danno, qualcuno gli dà fuoco, non si sa chi. Anche se poi non ha risolto niente, perché comunque viene ricostruita di nuovo la casa uguale e identica e usata proprio a scopo di turismo. Sì, tipo museo, raga, Ecco. ovviamente. L'unica cosa che effettivamente non fu bruciata è la macchina che venne venduta e venne usata proprio, cioè voi dovevate vedere quel periodo la gente che andava lì per entrare nella macchina di Ed Gein e farsi la foto e poter dire sono stato nella macchina di Ed Gein. Poi Ma vi rendete conto? parliamo di pazzi, raga, sta pieno, eh. Io sinceramente non ci andrei mai, dico la verità, eh. Se non a scopo informativo per riportare le immagini. Solo per quello, non perché ma io non ci andrei mai, cioè, sono morte delle persone. Poi, raga, noi se ci seguite da un po' sapete che siamo fortemente, io almeno fortemente credo nel paranormale, quindi col cazzo che andrei in una casa dove sono state uccise persone. Infatti. Comunque la macchina, vedete, l'unica cosa che l'hanno usata veramente a scopo di turismo, che io comunque, vabbè, non ci posso pensare a ste cose perché a me non interessano, quello è il discorso. Comunque, come abbiamo detto prima, lui venne arrestato nel novembre del 1957 e tra l'altro, come ho detto prima, non avevano capito subito che tutti quei resti rinvenuti nella casa fossero di cadaveri e Fammi non vedere la di cosa. persone uccise. Infatti loro pensarono che aveva fatto veramente una strage, che aveva ucciso forse 20-30 persone. In realtà, invece, gli omicidi che gli furono accollati sono solo i due di Mary Hogan e di Bernice Warden. Tra l'altro, lui. Vai, Sì. vai. Tra l'altro, lui passava le sue giornate in cella, tranquillo, beato, allungato, silenzioso, era buono, non dava fastidio, non parlava, non diceva niente. Cercano di dirgli qualcosa, ma lui non rispondeva. A un certo punto gli mostrano le foto di Bernice e di Mary. A quel punto lui dirà semplicemente: se mi date un pezzo di torta, io vi dico tutto. Cioè, Tutta proprio una norma. semplice fino alla fine, proprio. Ovviamente gli daranno. Lui voleva la torta al formaggio, voleva la cheesecake. Ovviamente gli daranno questa cheesecake e lui inizierà a confessare tutto. Quindi confesserà l'omicidio delle due donne. Ma non solo, ovviamente gli chiederanno se per caso lui aveva fatto sesso con i cadaveri, quindi aveva fatto atti di necrofilia, si dice così? Sì. Atti di necrofilia, ma lui nega perché dice che i cadaveri puzzavano troppo. Sì. Sarebbe Semplicemente per questo. tutta una norma. Lui disse che non lo faceva solo perché i cadaveri puzzavano troppo, però a questo punto loro hanno il sospetto che con le due donne che lui abbia ucciso possa aver fatto qualcosa, però lui negherà. Però una Ma cosa che non nega. aspettate, sta tutto storto, ci avete pure ragione.
Ho toccato mezzo mondo. Perdonatemi, sembra che sono un asino. E si vede pure un po' sfocato, mi Sì, sembra. perché si era disattivato l'autofocus. Ok. Però l'unica cosa che lui non nega sono gli atti di cannibalismo. Che tra l'altro, i vicini, poverini, secondo me ebbero un sussulto perché lui ogni tanto andava a mangiare da vicini e portava pure delle cose cucinate da lui. Quindi a questo punto non si sa se abbia mai fatto mangiare qualcosa a qualcun altro. E Raga, scusate, giusto per informazione, se me lo scrivete in chat, ma l'avete visto la serie su Jeffrey Dahmer? Fatemi sapere se l'avete vista cortesemente, così magari poi ne parliamo 2 secondi al volo. comunque, il 21 novembre, mentre aspettiamo se rispondete, il 21 novembre del 1957 lui fu dichiarato incapace di sostenere un processo. E quindi per i successivi 10 anni fu rinchiuso nel Central State Hospital, scusate, ma io non me li ricordo questi nomi, che era praticamente un manicomio criminale. Dopo 10 anni fu dichiarato in grado di sostenere il processo, quindi a quel punto fu riaperto il caso. E al termine del processo, iniziato il 14 novembre del 68, Ed fu dichiarato definitivamente insano di mente e colpevole dell'omicidio delle due donne, Sì. come abbiamo detto prima, e quindi venne rinchiuso a vita nel penitenziario psichiatrico dello Stato. Allora, la cosa bella è che lui fu sempre un paziente modello, sempre Sì. educato con tutti, gentile con tutti. Come vi ho detto prima, anche quando si presentò al processo, lui si inchinò davanti a tutti. E disse anche, praticamente, no, disse, faceva anche battute su quello che aveva fatto, su quello che era stato. Sì. Anzi, lì dentro loro dicevano che lui era sempre tranquillissimo, non creava problemi. Ogni tanto aveva questi 5 minuti che lui iniziava a sclerare, a urlare da solo, che ma tutti dicevano: no, no, ma non vi preoccupate, tanto questo 5 minuti era finito. Cioè, questo era Ed Gein per tutti gli anni a venire. E morì tra l'altro, mentre stava in prigione, imparò anche dei mestieri, quindi fece il falegname, fece il muratore, fece l'inserviente. Era proprio, lo definirono un paziente modello, perché non creava nessun problema di nessuna maniera. Assolutamente. E morì, diciamo, quasi a 80 anni, insomma, per arresto respiratorio il 26 luglio dell'84, quindi aveva 78 anni, ecco, quindi. Immagino come se li portava male i Ecco. 78. Oddio, forse in una struttura dove ci pensano a te, può essere pure se li portava meglio. In base, già sembrava vecchio a 40 anni, figuriamoci. Comunque venne sepolto a Plainfield, ovviamente vicino alla lapide di mammina, perché dove lo Tu volevano se l'avamo mettere? scaricata l'immagine? Se c'è, raga, ve la faccio vedere. Non mi Comunque ricordo. considerate che nel 2000 gli rubano questo Sì, qua, nel 2000 gli ci sta. rubano la lapide. Cioè, ti rendi conto? I pazzi, questi che vogliono il sicimelli, amanti di questi cimeli, gli ruberanno la lapide, che fortunatamente riescono a ritrovare quasi subito, eh. Nonna, raga, che lapide di merda che Ma facevano l'altra, allora. ma perciò diciamo, possibile che una volta non si accorgevano che la terra smosta quando lui andava a ricacciare i cadaveri, nessuno si accorgeva di niente a sto Gli ha detto cimitero. portami via. Terra smosta vuol dire quando possibile che non si accorgevano della terra scavata. Sì, perché noi raga, purtroppo abbiamo sto mood, sembra che siamo al bar a raccontarvelo, quindi ecco perché la community nostra doveva essere forte. Comunque dicevo che nel 2000 gli rubano sta lapide che viene ritrovata quasi subito e da quel momento viene messa in un museo, ovviamente non ce la rimettono là perché se no la andavano a rubare di nuovo. Ma voi considerate che sulla tomba di Ed non si sa quanta gente è andata a visitarla e soprattutto le lettere d'amore, che dico sempre quelle pazze, innamorate di lui lasciavano sulla sua tomba. Cioè questa è una cosa che a me purtroppo mi fa sempre bleh. Riaprite i manicomi, almeno per queste, solo per queste pazze che vanno dietro ai serial killer. E Oh. come dicevo prima, quando parleremo del caso di The Night Stalker, Richard Ramirez, là mi mettete veramente le mani ai capelli. Ma che poi Che a là parte. c'era gente che gli mandava le foto nude, proprio tipo tromba, vedi Richard! Ma che poi, cioè uno volendo può anche pensare, magari sono persone, sono donne, poverine, talmente sole, talmente bruttarelle, talmente che. Oh, certo il gnoccolone, certe volte gli scrivono a questi. Cioè, ma queste non hanno nessun anno di meglio a trovarsi in giro, che ti soggetti. Vabbè, comunque, con questo ho chiuso. Allora, ragazzi, ora passiamo alla parte che mi interessa di più, perché sì, la storia è interessante, ma i film che si sono ispirati alla storia di Allora, sai che Ed. lo posso dire io? Sì, È dei miei come tempi, no? perché è un film proprio che io adoro. Vi rimetto l'immagine, raga, così capite di quali film stiamo parlando, ok?
Prego. Se trovi la foto simpatica, carina proprio di Sì, ma lui. la scarichiamo, qual è il problema? Che tra l'altro l'hotel dove è stato, cioè l'hotel, sì, la casa dove è stata girata, dove è stato girato Psycho, è, anche adesso è meta turistica proprio perché una, eccolo qua, la foto di, è troppo forte. C'è un'espressione fantastica. Quell'attore Sì, ma l'attore. infatti è stato scelto benissimo. Norman Bates. Ecco, allora, Norman, come avrete Scusate, capito? leviamo subito purtroppo quando la inserisco la prima volta, la devo un attimo sistemare. Allora, come avrete capito, per ogni film si sono ispirate ad un atteggiamento di Ed Gein. In questo caso è ispirato proprio al rapporto che lui aveva con la madre. Infatti, questo è un hotel. Psycho è un hotel dove praticamente veniva gestito da Norman Bates e da sua madre, dove tutti erano convinti che la madre fosse viva, perché se lui lo sentivate parlare, lui parlava della mamma, che stava la madre sulla sedia a rotelle, che lui si occupava della madre, quando in realtà questa madre era la vera madre mummificata, non si sa da quanti anni. E lui aveva queste allucinazioni che per lui la madre era ancora viva. Quindi che succedeva? Come abbiamo detto che Ed Gein aveva le allucinazioni, dove presumibilmente la madre gli diceva, come nel caso di Mary Hogan, fece vedere nel film l'immagine della madre in macchina con lui che gli dice: quella è una donnaccia, quella deve pagare per i suoi peccati, che cosa fai, che cosa aspetti, vai dentro e falla fuori. Lui praticamente faceva la stessa cosa. Nel film infatti si vedono numerose immagini dove delle clienti che andavano nell'hotel, c'era la madre che gli diceva: guarda che quella è una donnaccia, quella ti porterà sulla strada della perdizione. Quindi lui Madonna, cose apocalittiche comunque. dove faceva vedere anche che la madre lo puniva, perché se lui non diceva, lui diceva: no, ma mamma, ma quella è una brava ragazza, io non la voglio uccidere. La Zitto madre: cane! oh, zitto, tu devi ubbidire. Faceva vedere anche che la picchiava, ma in realtà quella madre era morta, ma lui era convinto. Quindi in questo film, sai, viene ricreato proprio questo rapporto che abbiamo detto di prima, nell'ama dove lui amava la madre, perché era la figura principale come una dea, però allo stesso tempo la odiava per come veniva Se maltrattato. voi pensate che ci sia un fondo alla follia umana, sappiate che non è così, eh. Ecco. Però in Psycho, contrariamente al film, lui l'aveva uccisa la madre, almeno quello, anche se se l'era tenuta come mummia dentro casa, però Norman Bates aveva ucciso la madre. E quindi in seguito a questo aveva appunto queste crisi psicotiche dove la madre gli diceva di uccidere quelle donnacce che andavano nel suo hotel. Quindi questo fondamentalmente è la storia di Psycho. Invece poi gli altri film, a seconda del film, vengono ispirati Allora, ad altri fatti. sì, parliamo sostanzialmente adesso prima di Il silenzio degli innocenti, capolavoro per me ancora Bellissimo, attuale. certo, ovvio. Io l'ho rivisto pochi giorni fa proprio per parlarvene e per me non ha niente da invidiare ai film di oggi, è fatto Assolutamente veramente no. bene. Poi comunque parliamo di un grande attore, Anthony Hopkins, che per me... È Ecco, top. Anthony Hopkins ci assomiglia leggermente alla madre È di... vero, gli Gli occhi, occhi sì. ricordano Augusta, signora sì, Augusta. ricordano leggermente Anthony Hopkins nel film. Dunque, il film parte con questo agente dell'FBI che praticamente ha le prime armi. L'agente, adesso non mi torna il nome perché io, raga, ho un problema. Darley, una cosa del Sì. genere. L'agente Darley che è all'inizio e le viene affidato questo compito, ovviamente in segreto, di andare da Hannibal, dove era rinchiuso, e ottenere informazioni per, diciamo, un aiuto, una collaborazione, per riuscire a catturare quest'altro serial killer chiamato Buffalo Bill dalla stampa. Sì. Sì. Allora, cosa succedeva? Buffalo Bill praticamente era un serial killer che rapiva donne, le uccideva, le Le faceva torturava. morire di fame. Sì, le faceva morire, ovviamente, ecco, partiamo, diciamolo bene, prendeva donne sostanzialmente più in carne di altre, le faceva morire di fame così la pelle si staccasse meglio dal corpo. Proprio perché questo serial killer, Buffalo Bill, praticamente era in una fase mentale dove lui si vedeva più come donna, pensava di essere trans, o come dice Hannibal proprio, lui credeva di essere transessuale, ma in realtà non lo era. Sì. Comunque lei, scusa, si chiamava Clarice Starling. Starling, Darling, ragazzi, ho sbagliato di una lettera.
Cosa succede? Che praticamente nasce una bella affinità tra l'agente dell'FBI e Hannibal, che alla fine, ovviamente, ragazzi, dà le informazioni all'agente per salvare questa ragazza. L'ultima ragazza catturata nel film era la figlia di una persona importante in politica, quindi capite bene che il caso nel film era diventato mediatico, eccetera, eccetera. Comunque nasce questa intesa a tratti anche dal mio punto di vista sessuale da parte di Hannibal per l'agente Starling, interpretata da una Jodie Foster, Jodie Foster. fantastica. Poi nel 2 l'hanno cambiata, mi sa che lei ha rifiutato il ruolo, Jodie Foster. Comunque nel primo film lei c'è questa Fantastica. bellissima affinità fra di loro, lei le offre un patto che non era vero, ovvero di farlo spostare con la vista sul mare, eccetera, eccetera, sul bosco, scusate, perché lui voleva vedere gli alberi, e gli fa questa proposta e lui in cambio l'aiuta. La proposta era falsa, però poi si mette di mezzo il direttore del penitenziario in cui era rinchiuso. E alla fine la proposta gliela fa veramente lui. E quindi gli propone di essere spostato in cambio di dire chi era Buffalo Bill. Ovviamente, Hannibal, cosa che non vi ho spiegato, prima di diventare Hannibal, era uno psichiatra che analizzava le persone. Infatti, quello che fa con l'agente Starling è proprio analizzarla di continuo. Difatti, gli dice un dot des, gli dice lui: cioè, tu io ti dico una cosa, tu mi dici una cosa. Quello che voleva Hannibal era sapere l'infanzia di Starling, perché lui non poteva fare a meno di analizzare le persone. E oltre a tutto questo, ovviamente lui era Hannibal Lecter, ovvero un cannibale. Era fissato, ovviamente, come nel più grande degli stereotipi, con la musica classica, il buon vino, ma accompagnato da portate umane e non da semplice cibo. Quindi in questo film vedete che sono due degli aspetti di Ed, sia il Sì. cannibalismo che il fatto che lui voleva diventare donna e quindi si costruisce Sì, questo quest'abito che vestito fa praticamente Buffalo anche Bill. Buffalo Bill Sì, con certo, le sue perché e lunghe. ovviamente nel film lo vanno contestualizzare e quindi che faceva? Lui comprava queste larve di farfalla e le metteva in bocca, le lasciava in bocca alle vittime. Ecco perché se vedete la copertina potete vedere la farfalla con sopra il teschio il silenzio degli innocenti. E proprio perché le persone innocenti venivano uccise con questa larva che era il simbolo, il suo simbolo di rinascita, no? Da uomo a donna, praticamente, questo era. Però quello che dice Hannibal è che lui era confuso, quindi non sapeva in realtà qual era il suo. Comunque, alla fine l'agente Starling riesce a capire chi è e si trattava di un ex paziente di Hannibal. E Hannibal ovviamente riesce a fuggire dal carcere, ingannando le guardie e si fa trasportare fuori con una barella indossando la faccia di un poliziotto che aveva tramortito. Quindi capite perché si ricollega bene, cioè il film si è ispirato a Ed Gein proprio per questo motivo qua. E niente, quindi ragazzi, poi se volete recuperatelo, io l'ho rivisto l'altro giorno, per me è attualissimo, Sì, infatti bellissimo, prendi di comunque un una. filmone, ma tutti sono dei filmoni, anche Psycho che è in bianco e nero è veramente un Sì, filmone. ragazzi, dalla critica attualmente è ancora celebrato come film della Certo. Madonna. Anche perché capite che bene che in quegli anni il regista Hitchcock Sì. ha fatto del thriller, l'ha proprio formato lui, cioè quello è il È stato uno dei discorso. più grandi dell'epoca. Sì. Poi, altro film che onestamente è una cagata pazzesca, ma che si è ispirato ovviamente sempre ad Ed Gein. Nome italiano che non ho ancora capito perché l'hanno detto così. Non aprite quella porta. In inglese, non so che cosa c'azzecca, ma si chiama The Chainsaw Massacre in Texas. Ditemi voi che cazzo c'azzecca con non aprite quella porta. Purtroppo, una cosa che ho degli italiani che stravolgono i titoli dei film in una cosa che non c'entra mai niente. Comunque, questo bell'omone che vedete qua è Leatherface, ovvero, vi spiego brevemente, ora, se non conoscete la trama di Non aprite quella porta, siete un po' boomer, perché è Io non la veramente, so. ecco, ormai è meme, ragazzi, è una boomer del È cazzo, un ma fatto. guardate che è E incredibile. dai, ma è un film stupido, non l'avrei mai visto quello. Vabbè, è stupido, ma anche questo ha rivoluzionato, ha aperto. È uno splatter, quindi diciamo che ha aperto anche lui tante vie a tanti altri film che poi sono usciti, tipo come cazzo si chiama? Jason, la storia di Jason di Venerdì 13, Vabbè, quello è eccetera, il mio eccetera. preferito Halloween.
No, Jason è un'altra cosa. Halloween era Michael. Ah, Michael, è vero. Jason. Boomer, boomer, boomer. Meno male che il tuo personaggio preferito. Halloween mi piace, che c'è, che poi non mi ricordo. Ecco, una situazione per il Cerbero Podcast, sei imbumerita in una maniera impressionante. Cerbero, se vedrai mai questa live, cosa che non succederà sicuramente a breve, però. Allora, ragazzi, non aprite quella porta. A parte tutto, con questi quattro ragazzi, anzi, questo è proprio lo stereotipo che ha segnato un'epoca, ovvero una macchina, quattro ragazzi, il bello e dannato, la bastarda, per non dire altre parole, il fattone, perché guarda, te lo giuro, in tutti i film ci sono questi personaggi, i propri cliché, e ovviamente la ragazza seria, perché c'è sempre. Quindi cosa fanno? Questi quattro viaggiano per andare a un concerto e caricano questa, una di queste ragazze, che ovviamente si mette col bello di turno, là si sbaciucchiano, slinguazzano, eccetera eccetera. All'improvviso incontrano una donna per strada, la fanno salire sopra, visibilmente sconvolta, quella non capiva niente, parlava, sono tutti morti, i ragazzi che gli facevano, ma chi è morto, chi è morto? Loro stavano andando nella direzione da cui la ragazza veniva, quindi quella cosa fa? Comincia a strillare, non in quella parte, non in quella parte, non ci voglio tornare, insomma, non si sa come, caccia una pistola e si spara in bocca. E praticamente, ovviamente, i ragazzi che erano già fatti perché stavano fumando marijuana, in un contesto dove dovevano andare a un concerto, si ritrovano una col cervello spappolato e un buco tanto dietro la macchina, giustamente dicono, oh, dobbiamo chiamare la polizia, dobbiamo fare qualcosa. E ovviamente si fermano nel paese da cui veniva la ragazza, cosa sbagliatissima, ragazzi. Ora spero che il Texas non mi... No, ovviamente, ragazzi, questo è un film, però è successo in Texas. Vabbè, si fermano in questa bettola, che era tipo un negozio, sapete gli autogrill moderni? Quello era un autogrill di una volta. C'era la pompa di benzina e questo piccolo negozietto tipico americano, no? Sì. Che vende un po' di tutto, chewing gum, queste cagate qua, allora non lo so. Comunque, loro si fermano lì e cominciano a chiedere dove è lo sceriffo, dove è lo sceriffo, e lo sceriffo, la signora che stava lì, che ovviamente, raga, adesso in questo contesto si comincia a parlare di una famiglia di cannibali, cioè era tutto collegato lì. Quindi loro si fermano da questa persona che doveva essere la nonna di questo bel signore che vedete con la motosega in mano, e praticamente chiedono, chiami lo sceriffo, viene chiamato lo sceriffo, e giustamente la donna dice, aspettate che ci metterà 2 ore per arrivare. Così i ragazzi cominciano a girare per l'intorno e trovano la casa dello sceriffo, al cui all'interno c'era questo vecchio sulla sedia a rotelle. Ovviamente entrano il figo della Madonna con la ragazza quella seria. Praticamente lui viene catturato subito. Lei nel frattempo sta a parlare col vecchio, insomma le cose degenerano abbastanza in fretta. Nel frattempo il fattone e l'altra ragazza sono rimasti al furgone, dove ovviamente arriva lo sceriffo. Ora raga, non vi sto a spiegare tutto quanto, insomma, no, questa è questa. Se metto la raccontare una cagata, sto film a corcere. Praticamente lo sceriffo comincia a intimidire questi due ragazzi, a dire, ah, impacchettiamo sta bella puttana, eccetera eccetera, capì? La ragazza è morta, ovviamente. La impacchettano, eccetera eccetera. Lo sceriffo comincia a fare delle accuse nei confronti dei ragazzi, capito? Trova l'erba, dice, ah, voi drogati, non ci credo che... Ovviamente tutta la scusa, raga, quello era un folle bastardo, Comunque, il bello di casa praticamente era rimasto intrappolato, già catturato da Leatherface, e quindi è il primo che se ne va. Comunque, raga, ve la faccio breve, a uno vengono presi, Leatherface era il figlio di questa donna, era tutto, era nato con gravi disabilità, deformazioni, e quindi lui indossava la maschera delle persone belle, cioè la faccia, per non vedersi perché si odiava. E quindi nel caso di Eddie Gaynor è ispirato al fatto che lui indossava queste queste maschere che faceva con gli scalpi dei cadaveri che prelevava dai cimiteri. Comunque alla fine una riesce a scappare, e, ovvero la ragazza brava, tutti gli altri vengono maciullati dalla motosega di Leatherface. Mm-hmm.
E niente, raga, questo era uno dei film. Se volete andare a vedere, amate gli splatter, i film no sense, è quello che fa per voi, perché per il resto qui non c'è trama, non è contestualizzato, non è niente, quindi c'è solo la faccia di cuoio, c'è solo faccia che riprende Ed Gein. Poi se voi vi piace proprio, ne hanno fatti diversi, non aprite quella porta, a parte quelli vecchi, ne hanno fatti tre. Poi hanno rifatto tutti quanti i remake uno dopo l'altro, tutti uno più cagato dell'altro, lo dico proprio chiaramente, fanno schifo tutti. Se io dovessi vedere realmente un film, a oggi mi piacerebbe molto di più la Maschera di Cera. Ah sì, giusto. Per me è molto più accettabile quello che non questo. E comunque siamo lì, raga. Quando vi dico che Non aprite quella porta ha aperto un mondo. C'è di film come Non aprite quella porta, ne potrei citare 20 almeno subito. Tipo Non dormire nel bosco stanotte, La Maschera di Cera, che cazzo ci stava? Laggiù nel buio, ce ne stanno veramente tanti. Di questo tipo, splatter dove tutti muoiono e nessuno torna a casa. Comunque torniamo al discorso che un personaggio insignificante come Ed Gein di una cittadina sperduta che si chiamava Il Buco Ha ispirato tutto sto macello, figurati. Ha ispirato tutto sto macello e ha sconvolto soprattutto lo Stato americano, perché ricordatevi che parliamo del 57 e probabilmente è stato uno dei casi più atroci proprio a livello di cose, di reati commessi, che prima di allora forse non si era mai sentito, sì, certo, niente. E infatti dopo è cominciato a uscire anche il termine serial killer, eccetera, eccetera. Quindi, ora, come vedete, anche se è un caso vecchio, diciamo che è molto, molto attuale. Sì. Ora, attualmente, ragazzi, è uscito l'ultimo Halloween, che non ho ancora il coraggio di vedere, ma per il semplice fatto che... Io già l'ho visto. Ended. Una cosa del genere. Non credo che l'hai visto. Ma non era... Vabbè. È uscito l'ultimo Halloween con Michael, che purtroppo, aspetta, ragazzi, no, adesso l'anno scorso, che se quello l'anno scorso l'ho visto, no, mi sa che è più recente, mi sembra, ora non ricordo, raga, l'ultimo Halloween, comunque nel senso, poi magari in un'altra live parliamo anche di Halloween, perché è uno dei nostri film preferiti. Vabbè, ma lui muore finalmente adesso. Allora non l'ho visto, perché l'altro non moriva lo stesso. Muore, ma ragazzi, dopo 890 film, dopo che l'hanno sparato, picchiato, bruciato, messo sotto con la macchina, rinchiuso, decapitato, porca fatto troia! Fatto esplodere nel tutto, ma non è fatto esplodere, finalmente Michael! E quindi mo devo vedere come hanno fatto a ucciderlo, scusa, me li sono vista tutti, dal primo, che il primo rimane sempre il mio preferito. No, era per dirvi che di film dopo di questo se ne è aperta una vraccata, come si dice... Sì. Una fraccata di film ispirati tutti quanti, sia a Ed Gein proprio come persona, e sia come film in totale. E, quello che volevo dire, non so se dico una cazzata, ma The Chainsaw Massacre in Texas, ovvero Non aprite quella porta, si ispira anche a un evento reale successo in Texas. Sì, mi sa di sì. Ovvero che c'era proprio realmente questa famiglia di cannibali che rapiva queste persone e sono stati ritrovati i resti. Ma potremmo fare che qualche sera sul tardi facciamo una bella live, chiamiamo tipo Horror Night, una cosa del genere, e ci vediamo un po' di cose succulente. Questo, ragazzi, in un'altra live. Ora, ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine della live. Come sempre, ringraziamo tutti, certo, per essere stati con noi. Avete seguito fino alla fine. Ma in special modo, cosa tipo Genas, perché è la persona che mi sta più simpatica, perché abbiamo avuto più grazie, a che fare anche perché ti vediamo spesso. Grazie, ci fa piacere che ci segui. Sì, sì. Da quello che ho capito, lui non parla italiano, ma capisce, quindi ci fa solo piacere che sei tornato sul canale, anzi, grazie mille. E detto questo, ragazzi, oggi abbiamo parlato, come avete già letto anche dal titolo, di Ed Gein. Vi terremo aggiornati sempre con altre live, quindi seguite i social se ci volete rivedere, perché lì scriviamo quando verremo in live, per parlare soprattutto del serial killer di Roma, certo, che mo è una cosa che ci interessa particolarmente. Soprattutto perché la stampa proprio ha utilizzato il nome, la parola serial killer, cosa che in Italia credo che non venga fatta da quanto tempo? Cioè, l'ultimo serial killer credo sia stato Il Mostro di Firenze, e viene chiamato Il Mostro di Firenze, non serial killer. È una cosa che in Italia proprio fanno fatica ad usare questa parola, insomma. Tra l'altro, per chi non era collegato prima, lo abbiamo detto all'inizio, vi ricordo che abbiamo messo un sondaggio su YouTube. Sì, ragazzi, quindi... se volete, abbiamo messo un sondaggio tra due serial killer molto famosi.
l'assassina di uomini, che adesso vi dico il nome perché non mi ricordo mai il cazzo di nome. Aspettate. È praticamente un serial killer uomo. Siete venuto ieri negli uffici della procura. Scusate, è partito il video. Allora ragazzi, ve lo ridico bene così lo capite. Allora, il sondaggio che abbiamo messo su YouTube, se volete andare a votare, è uno tra il Green River Killer Gary Ridgway e l'altro invece è Aileen Wuornos, l'assassina di uomini. Quindi, se vi fa piacere, andate a votare, così sappiamo più che altro cosa volete sentire. Sono tutti e due casi famosissimi. Uno è il reale killer di prostitute americano, perché lui uccideva solo prostitute. E l'altra invece è la donna che odiava più al mondo gli uomini. Tant'è vero che Aileen Wuornos è stata giustiziata alla fine, con tramite iniezione letale. Quindi se vi fa piacere, raga, passate sui social, facciamo delle gag divertentissime su TikTok a tema serial killer, paranormale, eccetera eccetera. Passate su YouTube, dove abbiamo ricaricato tutte le live precedenti, se volete comunque vedere quello che abbiamo già fatto, che vi dico subito, raga, non sono a livello qualitativo come queste, perché adesso ci siamo aggiustati, però noi ce la mettiamo tutta, raga, ripeto, io lavoro, faccio il cuoco, quindi non è sempre così facile fare, riuscire a portare dei contenuti che vi possa interessare o qualitativamente alti, anche perché raga ci vogliono pure i soldi, vi dico la verità, per attrezzature e tutto il resto. Comunque, detto questo, se vi fa piacere andate a votare. La prossima live sarà mercoledì, se non sbaglio. Sì, credo proprio di sì. Come vi aggiorniamo sui social, ma credo. Non so se l'orario rimarranno le 18 o le 21, ma in tal caso, raga, vi aggiorniamo sui social. Certo. Instagram, passate che là scriviamo di tutto, E detto questo, raga, io vi ringrazio di nuovo per essere stati con noi fino alla fine. Stiamo cercando di formare questa community della finestra del True Crime, ci fa solo piacere, siamo contentissimi. Spero che vi abbiamo tenuto compagnia, anche se lui dice che sono una boomer. No, lei è una boomer del cazzo, non una boomer. Non offendere mammina. Lei è proprio boomer alla centesima. Se no ti prendo a cinghiate pure io, come Ed Gein. E con me non funziona, Ed Gein era piccolino. È vero, lui è più grosso di me, è impossibile. Ripetiamo, raga, detto questo, grazie di nuovo, grazie buona mille. Serata a tutti. E vi auguriamo una buona serata. Anzi, buon True Crime a tutti. Ciao. Ciao, ciao.